cioccolato a crema. A cioccolato? Quella a crema me lo porto, eh? Sono in giro a manifestare tutto il giorno fino al momento in cui non ci vedo più dalla fame. Allora ci vuole la festa. Bravo, rambo pure il chiave la macchina così torno qui a presto, sì. Eccole qua, queste qua costano assai perché sono del mulino bianco. È vero che c'hanno una ristrutturazione. La verità, Marì, è che noi ci mangiamo schifezze. Come da McDonald's. Bravo, come da McDonald's. Ma lo vedi che se tu ci pensi, no, ci arriva pure tu. Tu prendi l'ultima pubblicità, il nuovo McChicken, il panino con il 100% di pollo. Ma che prima che ci mettevano la dita? E quelli che lavorano là, che sorridono sempre, ti danno il panino e sorridono, ti danno il resto e sorridono, ma Ricky, tu tieni un'età, con sto cappellino in capo, lavori 12 ore al giorno per 300 euro al mese, ma che cazzo ti viene a ridere? Questo è il problema, Maria, la globalizzazione. La globalizzazione. Senti, tu me l'hai detto un sacco di volte, Ciro, ma hai ancora già capito. Ma che è sta globalizzazione? Che è? A me la globalizzazione. E come? La globalizzazione è come quando uno dice a madre tutti quanti gli stessi globuli. Ah, come le analisi. E noi stiamo sangue. È difficile di spiegare. Ma io ti voglio far capire a te, però tu ti voglio fare un esempio. Ecco, uomo, l'esempio. E se proprio non ti costa molto? No, a me che mi costa? Eccole qua! Le vedi queste scarpe, Maria? Le vedi queste scarpe, questi? Li fanno i bambini a Taiwan! Che schifo! Mannaccio, se sapevo non te le regalò! No, che cocchi! Quando, ma chi ti ha fatto questa mascella? No, quando, ma no, se siamo zassero tutti quanti come te, e i bambini a Taiwan fossero tutti disoccupati, Maria, ci faccio io! Hai ragione! Ogni pensiero è tanto! Lo saccio, Maria! Mamma mia! Vedi se ho fatto del mio meglio, per farti fare una bella figura. Brava. Alla manifestazione! Brava, Maria, oggi è una manifestazione importantissima! Per nemmeno di televisione! CNN, Al Jazeera, Canale 21, e non essere favorellante! No, Mario, ma veramente, no per qualche cosa, ma se tu aggiustassi soltanto i particolari potresti anche somigliare, che so, alla Venere di Botticelli, eh? Oggi viene Canale 5, Mario, gente che ci vuole dipingere come persone che non vogliono lavorare, a noi, che stanno pensando! Ah, hai visto, giù al bar ci stava proprio il cartello, c'era scritto cercasi ragazzo. Io l'ho visto il cartello, Mario, ma la soddisfazione a quel fascista di papà non gliela do. Se non vai a faticare, non trovo piatta a tavola, è che è colpa mia che non voglio lavorare. È il sistema che è sbagliato. Oh, ma si ingarra lo sistema, Mari, una grande bulletta, ti poto calcio, poi ti faccio vedere che ho piatta a tavola. Giusto, bravo. Bravo, hai ragione quando me l'hai ragione. Ebbene, qualche volta di questi io ti devo portare a una manifestazione con me. Ma tu devi essere pronta, non devi avere paura, Mari. Il disprezzo del pericolo. Ho visto segni, Mari. Ho visto segni, è stato un uccellerino con una 4x4 in 2G. Allora sono pronto, ho visto segni, è stata una vecchia con 3x2 in 2GS. Una volta stavamo manifestando contro la legge 405/2,3. Ma che diceva sta legge? Che diceva sta, che dice? Che te ne porto, Mani, che diceva, stiamo protestando. A un certo punto il capo disse: "Aiù! La sta polizia caricato cellulare!" E fui io primo, Marì! Gli è stato da baccare e ci mettesse una scheda di 5 euro! Che signore! Via! Bisogna protestare! Bisogna agire! Il governo deve sapere che il popolo non dorme! Ma da ricordo ho fatto lo G8 a Genova in da scuola! Quando ammazzata! Il quarto d'ora più terribile della mia vita! Quando avrei detto a tutti i compagni miei, all'Azzaluotti, tutto scumato sangue, ricette, ma basta! Studiate la visione e mi attacco qua! Mi sa guaglione che sto fatto pure a te! Sì, quelli sono i rischi per un capo, per un leader, perché non sono una così, Il mio nome di battaglia è Ciruzzo Che Guevara! Tu le sfori quando arrivo in coppia in manifestazione, la gente che mi chiama a me. Oce, 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 songhia! E io sono orgogliosa di essere amica tua. Maria, il futuro è nelle nostre mani. Possiamo agire oggi per avere un futuro migliore. Possiamo e dobbiamo cambiare il mondo e per fare questo non dobbiamo aver paura di lottare. Azza, è bello a parlare con te, Maria.
ci sta uno scambio di opinioni. Questi me li porti in piazza e tu, Marì, non ti scorda mai. Hasta la vittoria! Sempre! Mamma mia, cazzo fa? Ciro! Abbiamo già cominciato il teatrino! Perlomeno mi vuoi avvertire che rifaccio il letto! Che poi già fai corso per fare i servizi! Ehi! I 33.000 cosa fa? E che faccio dire? E come posso dire? Ecco voi di che fa! Professore, noi altri napoletani toglieteci questo momento di sfogo fuori al balcone, magari passati con un simpatico dirimpettaio come voi! E no, siete simpatico, professore! Il caffè è una tradizione, è un rito! E i tanto me lo piglio! Non ride, se no fa male. E allora me lo preparo con le mie manie, ma vedo che anche voi ogni tanto armeggiate con la vostra macchinetta, è vero? Sta salendo. Sta salendo. Sta salendo. È salito. Con permesso. Ah, che bello caffè sulla Napoluzzana fa, la ricetta da Cicero Nero. Siete salito a piedi? Ascensore! E tutta questa energia per premere un pulsante. E stato questo acciaio? Cato indice sto ferro! Ho capito, palestra! Incidente, tre placche! Poggi lì, poggi! Ti metti sul tavolino! Poggi lì! Poggiato! Ehi, ma mica sei il nuovo ragazzo del bar? E chi lo vecchio che fine ha fatto? Licenziato perché. Perché sono andato. Isso. E poi sono 20 anni che faccio questo mestiere. Lo sapete come mi chiama il signor Cambrinus a me? No. Saetta! E Saetta sbagliato! Vuoi dire da capo a pazziare, eh? Che diceva che piglietta a porto? Io me lo aspetto qua, eh! Che bel movimento! Tu sei un ex E perché io prima facevo. Facevo. Un babysitter! Come? Arriva a mangiare creatura! E muccava! Ma tu pure tieni la capa a pazziare, E allora mi è andato a prendere la vostra, li piglia pure la mia! In già faccio! No, in già faccio io! Ma lo vedi il movimento? Tu sei un ex... Annacciai dell'occhio civico, eh? Perché io prima facevo i cocktail! I cocktail? Si farete un bancone rubare? Io pigliavo un shaker, no? Poi ci mettevo rum, c'ho bon, ci mettevo whisky, c'ho bon, ci mettevo gin, c'ho bon. Scusa, ma che resta c'ho bon? C'ho bon, c'ho met, no? Lo volete un po' di gin? Poco poco. Un goccio? Se c'è la goccia è gin. Chi avevate le bottiglie a cadere? Io non mi sono mosso proprio, eh? E perché avete messo le chiavi? E chiave? O bancone? Ma che stiamo in un albergo? A Bergamo! A Bergamo? Sì! Io facevo il portiere di notte! Dalle 9 a mezzogiorno! Di notte? E dormivo! Sì, poi un giorno viene un cliente, io dormivo, il cliente cosa fa? Din! Allora io mi sveglio sto pizzate, buongiorno direttore! Herman licenziato! E ciò crea! Ehi, ma lo vedi il movimento? Tu sei un pu? Un pu? Un puma! Un pu? Tu sei un pu? Un pu? Un pu? Uno dei pu! Winnie! Winnie the Pooh! Piacere, sono il padre della sirenetta! Come sta, bambino? Canta una continuazione! A quanto zucchero? No, l'hanno alla mamma sto sport, guarda con me, con faccio me! Faccio io! Fai tu! Allora, sono... Aspetta, che fai tu? Perché questo zucchero? Ma questo è zucchero di canna! E perché sono due? È cannabis! E a me non mi piace! E mica sono la buca, che le nessuno può! E ma pure a me! Ma voi siete pazzi? Ma io sono pazzo, mica sono stronzo. E va bene. Allora io mi scendo. Vado a prendere latte e zucchero.
Tani, che ci mette? Vindan. Ecco, metti su zucchero di canna. Può essere che è meglio. Dove vuoi farfallina? Quale farfallina? Dove vuoi? Ma non è... Vieni qua farfallina, che io sono il tuo padrone. Vieni qua, vieni qua. Beve, beve. Tu stai svanendo. Beve, beve. No, ti prendo un bicchiere d'acqua, non ti preoccupare. Beve questo, beve. Devo bere? No. Babbe, oh, che hai fatto su caffè? Come stai tu? Quanto ti devo? 80 centesimi. Sì. E tengo contato. Un euro e 60. E perché? E quando è di mano un caffè tu pigli a pace. La scaragna si aiuta, hai capito? Grazie, grazie. Ah. Voi mi avete fatto ricordare! Cosa? Che io prima ero un ex pugile! Ah, tu sei partito direttamente come ex pugile! E sapete qual era il mio nome di battaglia? No! Vaniglia! E perché? Perché mi schiattava sempre il mio zoring! Vaniglia! Ciao! Porta! È chiusa! E come si fanno? Chi è? E sono Vaniglia, aprite! Buongiorno! E poi la capa mi nebbo. Ecco, vuoi fa. Troppo caffè ci vuoi. Spegnila! Ora l'ho accesa! Spegnila! Almeno un tiro! Spegnila! Con quello che costa! Spegnila! Ma fangula! Uè, non devi fumare, fa male! Chi l'ha detto questo fatto? Le statistiche lo dicono. Lo sai che in America il numero dei morti per fumo è uguale al numero dei fumatori? E non mi trovo. Vorrei che nessuno ti ha finito sotto una macchina. Devi almeno tentare di smettere. 4 euro al giorno per un anno fanno più di 1000 euro. Con gli stessi soldi devi fare una bella vacanza ai Caraibi. Mi hai convinto? Smetto per 3 mesi. E a Roma con 300 euro? 2 giorni in Albania. E che va a fare in Albania? E lei sigarette costa nemmeno. Devi smettere, prova con i cerotti. E ho provato con questi cerotti. Difficili da accendere, però te ne hanno un bello retrogusto, sai? Ma te li devi mettere sulla pelle. E che fanno questi cerotti? Rilasciano nicotina. Ah, che comodità. E per quanto tempo? 24 ore. Maria, io non fumo 24 ore. Di qualche ora pure dormo. Sai che penso? Che questi cerotti rilasciano più nicotina di quanto un fumatore abbia bisogno. Risultato? Innalzano la soglia di dipendenza dalla nicotina. Intanto il portiere ha smesso di fumare. Ma ne cazzo smettere il cattivo cerotto però. Can, è che lei, sì, con le sue teorie tutto contrario, le sue teorie folli. Ed è per questo che mi danno la pensione, sennò tu come mangi, sorellina cara? Ah, e mi ricatti pure. Comunque queste cose non le dico io, le diceva Sirchia. Grande Sirchia. Un ex fumatore, che se è lavato pizza e trovata lo pure. Meno male che questo governo non ha fatto come ministro della salute Rosi Bindi, sennò. Niente per me, niente per nessuno. Comunque, se non vuoi stare a sentire a me, leggilo sui pacchetti di sigarette. Ah, perché sta scritto su fatto? Certo. No, sul mio sta scritto non fare respirare il fumo ai bambini e a donne in gravidanza. Io bambini in casa non ne vedo. Femmine incinte neppure. E se lo sono io? E non può essere, a te ti manca materia prima. Che può ricerla? Guarda che se io aggiusto un po' i particolari posso anche diventare come la Venere di Botticelli. Tu se non trovi un uomo e te ne vai, a così vai a frenare a Venere di Botticelli. Comunque in questa casa non si fuma, non si fuma e non si fuma. E lo spinto, vabbè. Avete visto il mio accendino? E che combatta a fare? Che lo saranno a mano tutte e due. Uè, basta! Le tende puzzano, la pianta sta chine sigaretta, basta! Basta! Non si fuma, ha ragione. Fumare è pericoloso. Tu sai che in America appena ti appicci una sigaretta dietro ne sotto? No, quello non lo sapevo. Poi lei è una non fumatrice, ha ragione. Perché deve respirare il nostro fumo? E allora continuiamo a ragionare così. Ammettiamo che io sono uno che va soltanto in bicicletta a piedi. Perché devo respirare i gas di scarico della tua auto? Ma lo va pure in macchina mia. Ehi! Lo va, ma qual è il problema? Le ciminiere inquinano.
chiudiamoci in fabbrica. La corrente elettrica prodotta col petrolio pure inquina. E la mamma la corrente. Allora io me lo immagino quest'uomo del futuro che apre la finestra, respira finalmente a pieni polmoni. E poi pensa. Sono disoccupato perché mi hanno chiuso la fabbrica. La macchina sta chiusa in due garage a 5 anni e non me la fanno pigliare. Non c'è corrente elettrica e non mi posso avere, mancano poche televisioni. Ma in questa giornata è merda. Ma mo ma fumo una sigaretta. Ci vediamo dopo. Ho fame tanto 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 tanto. Ehi, ehi. Io te volevo. Sì. Stamattina 7 minuti e 42, dove vogliamo arrivare? Maria Matini, quando mi faccio la doccia me lo tolgo l'orologio. Ti daggio fatta bussata però. E non ho sentito. Anzi, vedi che si deve aggiustare lo scaldino perché dopo 5 minuti su studio e mi faccio la doccia con l'acqua fredda. E la prossima volta ti tolgo pure l'acqua fredda. Ah, ma allora se tu consumi lo scaldino? Ma lo sai quando consumo uno scaldino? L'acqua è una risorsa preziosa. Tu ti fai una doccia la sera e una la mattina. Ma notte che fai? Ti bruscino per te. E non è colpa mia se a notte faccio i sogni agitati. Ma che ti agiti a fare? Uè, non cominciamo, eh? Io non sono uscito da un inferno per entrarne in un altro. A parte il fatto che in questo inferno qua nessuno ti ha invitato, eh? Poi comunque puoi sempre tornare da tua moglie. No, 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 meglio qua. Quello era proprio l'inferno degli inferni. Io lo dovevo capire il primo giorno del viaggio di nozze a Venezia. Quello non era il gondoliere, era Caronte che mi traghettava. Mariuccia, il tuo cuginetto è pronto. E visto che per te questa casa è un albergo, l'orario della colazione è terminato. Oh, ma sarà appena mezzogiorno. Perché il latte non te lo sei preso stamattina quando ti ho bussato? E che ora era? Non ho sentito. Le 5. Mario, un latte stamattina me l'ha già bere, non l'ha già vennere. Comunque l'ho rimesso in frigo. Che faccio, lo prendo? Secondo te? Non guarda! Vabbè. Mariuccia, secondo me il latte non è buono. Non è possibile, è lo stesso del mese scorso. Appunto, lo stesso, è scaduto. A domani stiamo, adesso ho dovuto fare la finestra. Questo latte. Allora tu bevi che sul latte stanno i peschi da buatta. Ah, i famosi peschi da buatta. Mari, quando sono state raccolte, l'uomo del monte non ha detto sì. Hai tungue. Ah, buia. E che fai, mi hai trovato in tuo frigorifero? Certo. Domenica mi fai pacco la ricotta. Babba mia. Qua si sta spendendo troppo. Dobbiamo dare una stretta alla cintura. È una mano alla capezza. Un movimento sexy. Ti fai proprio spiritoso. Ricordati che in questa casa sei ospite e dopo 3 giorni puzzi. Tu appiccio scaldini, mi lavo e non puzzi più. A me si mi giri per la capa, quindi appiccio proprio perché ho scaldini. Ci piace tiro latte come rato. Penso tu che fai a ricordo. Ti faccio a ricordo. Non ti ricordi, non fischi croca a nuovo. Ma chi è il mio fratello? No, ma può essere che non mi posso allontanare un attimino? E tu non ti allontani? Capo, non ti allontani. Ma io sono nuotato. Sapo nuotare. Dove sei stato? All'Icola. Ah, là ci sta sempre bene, fino a Barcatura. Per avere un po' di caffè sono andato dalla signorina a fianco. Ah, la signorina Olga. Stai sempre là dentro, stai. Io non capisco, no? Queste sono solo 2 settimane che sta qua già fa parlare di sé. Non basta spasimando che banne bene, no? Questa ha messo gli occhi sulla nostra pensione. Ah, la nostra! Ah, buona tua! Ma se si è offerta anche di darci una mano per farci avere l'aumento! E crea signorina Imbasa! Hai detto che conosce uno Piazza Rossa, un coppo ministero! Conosce, suo tenere! Sì! Suo tenere, suo mandene, la manda a noi che ce ne importa! L'importante è che si è offerta di darci una mano, perché da quando è entrato l'euro la pensione è rimasta in lire, ti sei resa conto? Uè, io non mi fido! Ma come fai a fidarti di una persona che... No, 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 no. Che prepara una macchinetta di caffè, l'ho soltanto a mio fratello. E noi chi siamo? Non siamo nessuno. Dico, gli hai fatto la macchinetta di caffè e offrila a tutto quanto. Quanto costa la macchinetta di caffè? Lo sai questa come si chiama? Amarizia, taccagnaria. Mamma mia. E sta provando una commedia che deve fare in parrocchia. No.
È vero che il caffè rende nervosi. Che stamattina sono cazzi mobili! Scusa, te l'avevo visto incustodito. No, scusa tu che non ci ho messo l'antifurto. Ma che ce ne frega? Ma andiamo dalla signorina Olga e ce ne facciamo fare un altro. Anche perché voglio vedere se a prima mattina è già bella, tosta, fresca, appena si scende. E lei non fuma non 24 ore su 24. Quando prima ho bussato per farmi offrire il caffè, ho pensato l'ho colta di sorpresa. La troverò sicuramente in... disabili? Che l'antisa bussata e avrà pensato sul fatto, chissà chi è. Qua aperto. E io ho avuto la conferma che lei era. Disabili? No. Aperto, ma visto, non può dire più chissà no, chi è. No, disabili nel senso che era in abiti succinti. Sì, una cinta che cingeva questo vitino sinuoso. E una camicetta di seta trasparente, ma una seta... Seta! Che... Una seta! Seta! Una seta! Senza catanganna! E lì un raggio di sole l'ha penetrata. No! E io ho scoperto in trasparenza che quella porta quelle mutandine, quelle che reggono le calze. Come si chiama? Gabir! Bro, Gabir raggio chiusa porta. Perché mano? Vrun, detto lì. Mi ha fatto accomodare, mi ha offerto il caffè insieme a una specie di cornettino. L'ha messa sul vassoio. E quando si è chinata per offrirmele, io l'ho vista. Il reggiseno! Non c'era! Non l'ingerino! Ecco, buon l'ingerino! Io tengo ancora un coppo stomaco che la specie... Quasant! Quasant! Tutte le sante mi sono passate annanzi all'urchio. E in ultimo San Gennaro, perché si è sciolto il sangue. E in quel momento. In quel momento. In quel momento. In quel momento. Agenti Sei Luca sono venuto a vedere cosa era successo. Mi pigliassi a pacca a me e cancio Lucato. Ma va a fare una doccia fredda. Non esagerare, è una femmina normale, no? Normale? Ti pare normale uno che in una settimana ha preso la casa, l'ha arredata e vista sotto catena. Catena? Una vulva! Una Volvo! Cagit! Vabbè, ma tutti questi soldi dove li prende? Chiama Antena. Chiama Antena a un'echil. Chiari uscisse a mandare. Ah, ci va saluto. Quindi per te ne è cosa. Ma soprattutto i sordi. A maggior ragione. La lascio. Bravo. No, non fa per me. No, vicino a una femmina così ci vuole un uomo forte. E tu, Ettore, a ruota via. È vero sì che sono stato cacciato di casa da mia moglie. E per pure che mi ha fatto ruciugliare tutte le scale con tutte le valigie. Ma una volta durante una discussione non ci ho visto più. Una furia di sangue. Due paccara. Ma facendo tre occhi tanto non mi niente più. Capate per tutta casa. Ma quanta spigola tenevi che la casa? Mi girava popom una spigola. Pardon. Mi girava popom una spigola. Pardon. Ma che è pardon? Sono spigolo francese. Mi fatta manaietta dalla casa. Se gli è spigolo francese. Zitto, zitta, sono Mary Poppins. Mary? Ma che c'è? Dove vai con l'ombrello? Non sta piovendo. Guarda qua, 5 centesimi in meno sul prezzo della pasta. Un'occasione imperdibile. D'accordo, ma perché l'ombrello? Non piove. E sai quanta gente che ci sta alla tinta? Ipermercato, a noi! Quella mo' per risparmiare 5 centesimi è capace di fare 10 chilometri a piedi. È sotto all'acqua, ma... Ma non sa, Giuele! Non sta piovendo. Vabbè, però 5 centesimi su 20 kg pasta è un bel risparmio. Ma qua 20 kg, quelle si andano a dire con un mezzo chilo. Dica manatirata. Mia sorella non tiene una manatirata, tiene tutto lato destro. Una volta l'ho salvata dal commissario. Me lo stavi dicendo, però non è continuato. Perché l'avevano beccata nel supermercato, vicino alle cassette dell'acqua. Casa ringa a mano. L'avevano scambiata per acqua bomber. Invece no, era essa che zucava e rigneva azzo. E poi come è andato a finire? Sono andato dal commissario e ho detto: signor commissario, signori della corte, è vero che la qui presente mia sorella dice ma io e dice ma tu, ma sono d'accordo, ma il problema non è questo e non è quello. E quando una mattina sai se dice oh io goi d'altronde, signor commissario, signori della corte, e che vaggia ricere, che vi posso ricere, e che vuol dire caffè. E il commissario? E te muovono da io e voi e vostre sorelle. Tony, qua si deve trovare una soluzione. D'accordo. Avanti così non si può andare. Ho il latte scaduto, la doccia con l'acqua fredda. Poi com'è possibile che ogni mattina trovo 2 millimetri sul fondo della bottiglia di bagnoschiuma? La prendo, la uso, la sciacquo e la mattina dopo sta andata a vuoto là. E lei che ti versa la dose giusta. Ha dato in un bottiglione bagnoschiuma nascosto da qualche parte che sono 2 anni che non fornisce. O bagnoschiuma. Sì. Tony, lo shampoo di forfra ha fatto le perucchie. Allora, se siamo a questo voglio farti vedere una chicca. La vedi questa? Sì. È un mastrolindo del 73. Ottima annata! Quando mia sorella l'ha comprato, un pavrom teneva ancora i capilli. A porta. Il cappello, metti il cappello. Chi è? Chi è? Tranquillo, vaniglia. Sono io! Sono tornato!
perché hai suonato due volte? Perché il postino suona sempre due volte. Ma tu non sei un postino. Ma mi piace Maria De Filippi, però te ne palla. io sono salito per ringraziarvi, perché voi mi avete... Io c'avevo nella memoria, c'avevo una cosa che non andava fuori, che a un certo punto mi sono chiesto, poi ho detto, chi è? Ettore, mio cugino. Volete sapere che vostra zia è una persona importante? Perché io prima non mi... c'avevo una vuota della... dentro la... non mi dico che cosa... chi è? Filippo, mio nonno. Io l'avevo preso per vostro cugino. E chi l'ha tagliata a casa? A chi? Chi è? Sono Vaniglia, aprite! È aperto! Buongiorno! Vaniglia, perché sei salito? Sei bloccato? No, so. È in stand by. E qui. Beve! Vuole bere? Chi si vogliono rubare? Ma viene a bere. Non si capite perché. Vieni qua, te lo prendo io. È uguale un po' di scemico. È uguale un po' di scemico. Prendici un po'. Beve! Prendi l'acqua esposta. Beve! Prendi l'acqua esposta. Beve! Prendi l'acqua esposta. 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 Ma ci ha scattato, gradino! A secondolo, è un pugile suonato! Chi ha suonato? No, nessuno ha suonato! No, io ho suonato! Perché... Ti devi dire con lo scarpone, eh? Ti devi dire con francese! E che fai, o francese? L'hai capata? No! O francese, è capata? Zidane! E Zidane! Però Zidane, mi dovete dare 2 euro! Perché? Voglio sapere niente, ma dare 2 euro! No, aspetta, ce li ho! Ma l'hai visto? Ce li ho, eccoli qua! Vedi, quando la gente li canti bene! Lascia, passami 2 euro! Grazie! Ma poi perché ti devo dare questi 2 euro? Perché mi ho comprato il giornale! Ma un giornale sta 1 euro, perché ne vuoi 2? 1 euro e mazzette? Perché sono 2! Ma sono uguali! Perché i rimani sono che feste! Così ci spammiate di scegliere, no? Cioè io l'ho fatto per... ce l'avete un po' di sale nella zucca? Ce l'avete portato? Voi dentro di voi, nel cervello, dove si avere una cosa? Qui qua così. Se si va. Ma sono proprio vacante. Chi è? E se vaniglia, aprite! Buongiorno! E a me me l'hanno la pensione, capito? Vedremo che dice il mondo. Ecco qua. Sapi, cambiano i governi ma la musica è sempre la stessa. Sembra noi Urbano Troan. Siamo passati da Tremonti a Schioppa. Che cagnato? Una lettera. Da Schiappa a Schioppa. Chi si è appena arrivata ha fatto la manovra. E come si è trovato subito a posto? Bello posto. Ministro dell'economia. Fatta la manovra tampone. Questa manovra e tampone posso alla mente che te la macchina scioppata. Manovra tampone è una manovra finanziaria. Solo che io già lo so, alla fine della manovra arrivo a finire il tampone. No, ma io già tengo che mi metto le pure qua il lato. Ecco, per esempio, stupato a Schioppa, si fa la doccia con l'acqua fredda? Lui no, ma tra poco ce la fa tutto quanto, non ti preoccupare. Ma allora non è marico sto scaldino, è stupato a Schioppa. Bravo, stai cominciando a capire. No, io voglio capire niente, a me mi darei il suo pallone. Sei il classico italiano, che mangia pane e pallone. Solo pallone, Tony. Miseria e nobiltà. Bravo! Vuoi mettere la soddisfazione come italiano e come napoletano? Fabio Cannavaro che ha vinto il pallone d'oro, ma che ha dichiarato poi che era il suo sogno di quando era giovane. Chissà, ma qual è il sogno dei giovani napoletani? Mi sa rubato il pallone Cannavaro. Sei sempre il solito pessimista. È comunque una bella soddisfazione per Napoli. Per esempio, la Iervolino l'estate scorsa gli ha dato le chiavi della città. Se vede che era in vacanza. E te si io casa arracco pure il piano. Ma comunque una soddisfazione per il calcio italiano dopo lo scandalo di Calciopoli. È giusto. Noi abbiamo scoperto che il calcio era truccato. E chi sospettava?
Carraro, che sorpresa! Un fulmine a ciel sereno. Per i tifosi è stato proprio come avere una doccia fredda. Che si sta finendo in combinazione di vado a schioppo? No, ne sa di, è stato Luciano Moggi. È stato beccato con le intercettazioni telefoniche. Pure ora è stato beccato con le intercettazioni telefoniche. Fiorani, intercettazioni telefoniche. Ricucci, intercettazioni telefoniche. Allora era strunzo provenzano che faceva i fuggitivi. Giusto. Vado qua, scandali uno dietro l'altro. Beh, per esempio, fatta la professoressa. La professoressa che è stata beccata con 4 alunni in aula a fare sesso. Tony, sai che ricco? Io voglio tornare a scuola. E i mazzetti a fianco a te. E non aspetto l'interrogazione, mi offro. Questa lì vengo io, vi preoccupate, zaccinete, ma una cosa a piacere, però a piacermi. Ma immagina anche l'imbarazzo quando è entrato il preside e l'ha trovato in quelle condizioni. Hai detto, ragazzi, rivestitevi, uscite fuori! È chiurito buon apolo. Intanto però la licenziata ha perso posto. E che se ne importa che la sai quando era sta buscando quello dopo a scuola? Sì, certo che l'Italia va male, ma Napoli proprio va proprio peggio, sì. Sempre gli ultimi. Ma è possibile che non si riesca a risolvere un problema a Munnezza? Perché mica è un problema. Ah no? Vedi, in tutte le parti del mondo l'immondizia si butta. A Napoli c'è si pam un mese a Basciu Palazzo. Perché noi siamo gente di cuore, ci affezioniamo a certe cose, capito? Secondo me perché il napoletano non fa la raccolta differenziata. E questo è un luogo comune, che il napoletano la fa la raccolta differenziata. Il lunedì raccoglie la carta, il martedì raccoglie la plastica, il mercoledì raccoglie il vetro e il giovedì è tutto così da un lezzo. A Bri faccia così. E ti ho visto. E l'altro giorno hai buttato la bottiglia di vetro nel contenitore della carta. E vuoi fare una carta vetrata. E questo è un napoletano. Perciò siamo sempre gli ultimi. I primi, sai chi sono nella raccolta differenziata? Chi sono? Milanese. Pari. Sempre prima della classe. Non potremmo competere noi. Siamo geneticamente differenti. La storia lo insegna. I milanesi fecero le 5 giornate. I napoletani, 4. Ah, quindi ci siamo chiamati malattie. Il cappello. Chi è? Sono io. Io chi? Io carina. E chi vai te sei stronzata? No, cameriera signorina Olga. La signorina a fianco. Io ucraino, Sì. Di grande famiglia ucraina. Io ucraina, mia zia ucraina, mia nonna ucraina, mia mamma russa, papà la stemma perché non può dormire. Io sono a posto con i documenti, che credete? Faccio vedere. Ti. 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 Uizzi la matriosca, zuccazze solo. Ti. Tieni! Ah, hai capito? In Ucraina sui documenti non mettono la fotografia, fanno proprio la caricatura. No, quello è un giochino, bisogna mettere le tessere apposta e dopo esce il volto, vero? No, questa fotografia fotografo mio paese. E beh, fotografo tuo paese non si rende conto che mentre scattava si è messo a scignatello, no? Lo so. Io da giovane poco bruttarella. Poi col tempo poco. Si è perso proprio. Vabbè. No, ma prego, accomodatevi. Voi vedete me, io ho brutto di faccia, ma di corpo va bene. Sì, regolare. Ah, ogni mattina andate. Ci fa piacere. Io in Ucraina ho vinto anche il concorso di bellezza. E che mi sera? Miss Squagliò. No, Miss Belle Gambe. Nah. Io facevo ballerina al Bolshoi e ogni sera il pubblico vedeva la morte del cigno. E mo ballerina veniva morto con lui. Infatti mi hanno licenziata. Sono andata a lavorare in discoteca, facevo ragazza cubo. Sopra o cubo? No, dentro. Serrate, chiude. E fu proprio lì che tra un drink e un altro drink succedette un drangata. Cioè? Rimasi pieno. In Ucraina non si è niente. Mamma mia. E poi chi è stato? Sei scoperto? Chi è ah, stato? Non si è mai saputo. Perché quando è successo tenevo cuscini in faccia. Quindi lui ha usato delle precauzioni. Mi sembrava strano. Signorina, va bene tutto. Volevo sapere solo qua che ci fate. Ah, io sono qui perché so che voi mandate soldi a distanza per crescere i bambini. Sì. Io invece sono dovuto venire a distanza per crescere il mio di bambino. Cacci ha pigliato coro. E meno male perché fino a mamma era pigliato stomaco. Signori, lasciate credere, uscire subito, sì. Mettetevi qua, siete. Non vi dico, non vi dico, viaggio per venire qui in Italia. Immagino un dramma. No, qua tram, con treno, tram non arrivavo fino a qua.
Allora, eravamo io, Irina, Pierina e Mandarina. Siete venuti con tutta la cascetta? Con tutta la cascetta. Eravamo nascosti in un vagone. A un certo punto ci hanno scoperto. Irina ha cacciato le cosce, Mandarina ha cacciato sedere, Pierina ha cacciato le tette e io ha già cacciato i sordi. Brava! Istinto di sopravvivenza, capito? Adesso faccio la cameriera, la signorina Oro. Sì. Tutta un'altra cosa, Lei conosce un sacco di persone, subito fatta avere permesso di soggiorno. Lei è vera buona signora. Bello piezza, signora. Sì, sì, puntuale nei pagamenti, Ogni mese mette mano a pacca. Sì, a sacco. Sì, no, io volevo sapere, qua, da casa mia, che gli ha dato Anna. Ah, sì, la signorina Olga ha detto, tu bus, vai di là, ci stanno sicchi occhiat. Occhiat te lo dà. Io sono così. Si vede, sono anche un po' maciato. No. Ci deve essere un equivoco, signori, non è per razzismo, ma proprio non ha... Scusate, stato... voi siete il pazzo, me lo dovete dare. Ma se sono pazzo è fino a un certo punto. No. La signorina Olga ha detto che cardamona da fa pratica. Eh no, voglio essere bocciato pure all'esame di teoria, ma non ne ho... Incartata a mille. Ah? Incartata a mille. E come c'è un cart, mo? Vedi un pacchetto regalo? No? Ah, incartamento, può essere? Ah, l'incartamento per la pensione. Ma fatta sagillanza. Ma ci sono tipo te. Ve lo vado a prendere? Sì, sì, andiamo. No, che andiamo? Aspetta qua, trattinati. Aspetta, che trattinati. Questa roba ti vanno a essere fuffaggista. Cucinate voi alla signorina Olga? Sì, sì. Scommetto che la vostra specialità è l'insalata russa. No, perché io scrivo cose comiche in Italia, sono famoso proprio per le mie cose scritte che... Vabbè, voi forse in Ucraina ridete diversamente perché fa freddo. Si aprite a bocca, si congela nel gengivo, quindi ridete dentro, diciamo che... Vabbè, che mangia, caviale, ostriche? No, no, solo cucina macrobiotica, perché lei tende a ingrassare. Sicuramente è un problema di clitoride. Tiroide. Cagit. Tiroide. Tiroide, tiroide. Qua sta la cartellina, mi raccomando, non la perdete. Non vi preoccupate, state tranquillo, signorina Olga si ha fatto su. L'importante è che anzavo fatto me. Quale fatto? E che faccio a riccere? Che vi posso riccere? E che vuol dire che fa? La 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 ralli, la 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 ralla, la 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 ralli, la la la. Ah, uomo e galantuomo, terzo atto. Permessa, passa. Buoh! Zitto sanga! Carina? Sì, io volevo dire che la pentola antiaderente che hai comprato non lo è per nulla. L'acqua è evaporata, il contenuto si è attaccato alle pareti e adesso c'è puzza di bruciato. E che è successo? Si è azzeccato un Raul! Mannaggia, Valinca, mannaggia! E non tornare più! Signorina, quale onore, prego, prego, grazie. Accomodatevi. Allora vai tu. Mia casa, tua casa. Mio regno, tuo regno. Io Tarzan, tu Jane. Io Tarzan, lei Jane. E i posti cita. E tu zittale qua. Ha già pure la barba. Non fa niente. Allora, che ti dice? Come bisogna fare con queste domestiche? Sono difficili da gestire, specialmente se sono ex comunitari. Non poi me ne parlate. Prima ne avevo uno dello Sri Lanka. L'ho vista! Cosa? Lanka! Che fate? Spicchietto! Delle mie brame! Dimmi chi è la più bella del reame? Ma è la signorina Olga, no? Ah, dove l'attore? Ah, The Ritz! Dicevamo? Dicevamo, no? Dicevamo. Non mi ricordo. No, ci si parla proprio. No, no. Abbiamo fatto Lanka. Sopra Lanka. La capra Anka? Anga, 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 non parte. La Sri Lankese, la Sri Lankese. Sì, giusto. Un mio vicino se ne innamorò, la mise incinta e se ne andò. Ma ora c'è Carina. È stata a pazzire qui. Sì, sì, sì. Potete dormire tra due coscioni. Cuscini, Cagit. Beh? Beh. Non mi offrite niente? Che figura di merda stiamo facendo, Ma quello che volete, mia casa, tua casa, mio regno, tuo regno. Un bel martini? Bello. Mi ha fatto venire olio pure a me, sai? Noi ce ne abbiamo martini. Non lo so, devo chiedere. Ma chiediamo uno. Permettete. Niente, sono finito i martini proprio stamattina. Signori, quello che vi possiamo offrire è un bello bicchiere d'acqua sotto la fontana. Bello fresco spilato, però. Giocherelloni. Facciamo una cosa, apriamo il frigo e vediamo che cosa c'è.
facciamo lo stufante. Lo fai tu? Io? No, io non lo posso fare, signorina, perché purtroppo soffro che colpe fredda, si apre il frigorifero, mi viene tutta l'ombra sciatalgia. E muore. Questo mese è morto già 3 volte. Ma tu sei il padrone di casa? Sì, il padrone di casa. Sei il padrone, devi aprire. È giusto. Mi hai fatto. Certo. Io apro, che fa? Uno dai nel frigorifero, non lo apre? Ma perché è così nervoso? Ah no, siccome il frigorifero è di seconda mano. Una combinazione. È stata proprio una combinazione, un frigorifero. Non si è mai riuscito ad aprirlo quel frigorifero. Difatti, quando è venuto il tecnico, ha detto che non si apre, non si apre, non si apre. Ho aperto! Ha aperto? Siamo fortunati! Allora cosa c'è dentro? Signori, vi piace la ricotta? No, è una. Bitter rosso? Bitter rosso! Bitter rosso! Bitter rosso per tre. Ho trovato stasera. Ma come fatto? È questione di orecchio. È questione di culo. Ago a culo. Vuoi sapere qual è la combinazione per aprire il frigo? Qual è? 1972. A data di nascita, Ciruzzo Che Guevara. Perché non ci ho pensato prima? Certo che Maria ha perso proprio a capo per chi, lei? La cartellina l'ha presa carina? Sì, sì, l'ho data a lei, signorina, ma veramente voi potete... Ho molte conoscenze in alte sfere. Toni, e che sfere, alte sode! Ne hai a cadere. No, io dicevo, se voi ci riuscite, no? Noi non è che vi facciamo prendere collera. Noi sappiamo il mondo come va. Sì, come si dice, un caffè non si nega a nessuno. Solo a me in questa casa. Ma che cosa dite? Noi non dobbiamo leare nessun meccanismo. No. Io lo faccio perché mi siete simpatico, sempre così carino con me. Ed in fondo avete anche il vostro fascino. Mandiena, ma... Solo che... Vedendovi sempre così conciato, in pigiama, con questo cappellino, ci vorrebbe un look più giovanile, casual. Un jeans, eh? Anche di quelli un po' strappati. Non passereste inosservato e fareste girare la testa a molte donne. Ah, oh! Mamma mia! Signorina, anch'io faccio girare la testa a molte donne. Chiss, quando passa, il femmine gira una capa che è là da parte proprio. E vomitano. Tonino! Vieni a dare una mano! Oh, Maria! Oh, Maria! Ah, Maria! Vieni qua! Professor! Ebbene, si muovono che lì due abbiamo venuto a dare una mano! Ah! Ave Maria! Piena di spesa! Oh! C'è riunione di condominio? Grazie! Maria, abbiamo appena fatto un brindisi in tuo onore! No! Avete brindato! No, mi scherzo! Mamma mia! Ettore, che facciamo? Neghiamo l'evidenza o ci costituiamo? Costituiamoci, tanto ci sta gente che ha rubato i miliardi posta in Parlamento! E te per 3 vittorie a baffoni in galera! Ma prima passiamo per l'ospedale! Ero venuta a prendere la cartellina per quella faccenda dell'INPS. In vestaglia? In vestaglia, sì. Uno piglia e viene in vestaglia. E la cartellina dove sta? E dove la mettevi? Tanto zitto tu! Avete sentito? Sta vibrando il mio cellulare nella mia stanza! Ettore! Ettore! Arovaia! Vado a vedere come vibra un cellulare, deve essere una bella esperienza. Abre. Allora, con il tuo uomo come va? Quale uomo? I sozzotella? Anche io. Ah no, attenzione, voi siete single, c'è una bella differenza. Quando la single fa sesso si parla di normali esigenze fisiologiche. Quando a fare sesso è nato te, lo si dice come purpa da sfuga. E quando fa sesso sta su te? Chi vuole può. Io vorrei. E lui? Lui chi? Il biondino che sta sempre qua. Ciro è un amico. Amico? Ti brillano gli occhi soltanto a nominarlo. Non mi brillano gli occhi. Ma viene proprio la piaglia. Ma perché sono tassai? Maria, noi siamo donne. Noi puria. Certo. Solo che tu le nascondi le tue doti. Che stai facendo per conquistarlo? Ma che sto facendo? Lo cucino 3 volte al giorno. Già faccio più. Ho provato a prenderlo per la gola. Bene. Chissà quali ne chi sto metto 2 redanganna. Si vede che non gli piace la tua cucina. Conosco un posticino che porta la cena anche a casa. Solo cibo afrodisiaco. Se lo chiami non te ne pentirai. Subito. Scrivete. Quando chiami, sì. Maria, ordina 2 menù special. No, special, vabbè. Proviamo pure con questo. Ma le provate proprio tutte? Tutte. Quelle che so. I tengo 35 anni e sozzo della 40. E allora fatti consigliare da qualcuna che è più esperta, se vuoi. Ma che già fa già papà? No, la prima lezione è gratis. Allora prendo appunti. Se non l'hai preso con le buone? Sì. Va preso con le cattive? Sì.
L'uomo va preso per le palle. Sì. Deve risvegliare il suo istinto animale. Sì. Tirar fuori la bestia. Sto tutto asurato, come so fa sto fatto? Basta poco. Niente paura, è scattato con datore! Vado io! Ma che pensa che a me mi manca l'aria! Ma che fai, tu chiudi pure le tende e soffi di fida claustrofobia? È la signorina Olga! Che ne sa, ci mosse va là! Allora ci sta, bisogna trovarla! Ah. Scusate! Mi passate la vestaglia? Dov'è? Di là. Annaccia. Complimenti. Complimenti per la morbidente. Sì, sì, è vero. Quale usate? Perché a me erano sempre stupuso. Stupuso, per in brafini. Signorina, rivestitevi, fate presto. Voi giratevi. Cacciutti, giratalla. Girati, tutti e due. Fate presto che ci posso vestire. È una bella. Fatto? Fatto. Già fatto? Già fatto. Ma che avete combinato? No. Va bene il jeans, ma sopra non so, ci vorrebbe una giacca blu. Maria? Sì. Dei miei consigli, fanne tesoro. Sì. Ciao tesoro. Ho sentito, ti ha chiamato tesoro. Vabbè, è un tesoro amichevole. Come si dice, chi trova una figa trova un tesoro. Un'amica! Cagit! Io devo scendere, Mary. Non puoi uscire da solo. No, ma c'ho l'accompagnamento, mi fai un accompagnamento? E bung bung no, bung. Visto, chi la bacia? mangiamo fuori, non ti preoccupare per noi. Ciao! Subito, mannaggia. Buonasera, buonasera, il vostro numero me l'ha data la vicina di casa, Olga Sweet. Sentite, è possibile prenotare? Allora mi portate a domicilio? Sì, mi portate due menù special. Aspettate, abbondiamo, non ci sbaglia, doppio special. Va bene, è il prima che potete. Grazie. Oh, che velocità! Ma che succede? Non è successo? Stavo a capo del corteo, tenevo le mani impegnate a maglia nello striscione. Non ho potuto reagire! Poliziotti cattivi! No, poliziotti! È stato papà! Io l'ho detto, non passiamo sotto casa, non passiamo! Chi l'ha vista coppa è scesa a basso con una mazza a mano, ha detto vicino alla polizia, guardate come si fa, boh, mi ha avuto a casa! Ma perché tu che l'hai fatto? Niente, che ci ho fatto, sarà stato per il fatto della bolletta, là! Quale bolletta? Quella mi ha dato i soldi per pagare la bolletta della luce! Beh, tu l'hai pagata! Maria, che a bulletta si va a papà? A bulletta si va a giù qua, no? Ma che non so! Ti vado a prendere un poco di ghiaccio! Ah, che botto! Vuoi qualcosa? I soldi! Bitter rosso? Bitter rosso, bitter... Mamma mia, non so se ce n'è ancora, devo fare un po' di rifornimento! No, vedi, che ci vuole, vedi? Mamma mia, che figura davanti a tutti i miei compagni! E come mi presenta le manifestazioni? Allora, cocca, noi io c'è, che le capuscono pat! Il problema è che non posso neanche tornare a casa! E dormi qua! Con me!
E te la tosse, ma amici, Marino, no, ma sta cosa. Ciro, guarda, se tu vuoi andare via di casa, devi trovare un lavoro. Una donna. Ah, Marino, non se ne parla proprio. Della donna? Del lavoro. La verità, Ciro, è che tu non hai voglia di lavorare. Ma stai scherzando? Gesù, io lo tenevo un lavoro. Facevo la guardia notturna. Come si può fare? Il primo giorno di lavoro, il proprietario mi chiamava ogni 5 minuti. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Ah, boh, quello si preoccupava. Ma io non ragazza piglia suone, però. E ci ho dicette, bello, ma se tu la notte non dormo, perché è per tu a fatica a casa? Senti, ma tu che lavoro vorresti fare? Mari, il lavoro che vorrei fare io è un lavoro che comincia verso le 11 e mezza del giorno, la mezza del mattino, ma un lavoro che ti vengono a prendere, ti accompagnano, ti piglio un caffè, quattro chiacchiere con gli amici al bar, si fa l'ora di pranzo e ti porto in un ristorante. Ah! Ma esiste sto lavoro? Come non esiste? Un parlamentare, cari, Mari, secondo te? Io sto facendo carriera! Chi è? Aspettavi qualcuno? No. Ah, forse, forse. Prego, accomodatevi. Prego, prego. State attento. State attento. Attenzione. Eccolo. Buongiorno. Ah. Sayonara. Ah, ho fatto sayonara. 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 E quando finisce sayonara? Ma rimagisti chi è? È una sorpresina, un piccolo pranzetto veloce veloce. Ah. Aio. Care. Amanama. Come fai, sfratto, che quando sta? Quando sta? Quando sta? Hai cate? Quando sta? Andiamo tu! Andiamo a aprire! Uto! Che re? Da noccio! Da noccio! Da suota! Ma che re? Anche con tatata? Anche con tatata! Non sta ma come mo? Ma che re? Anche no! Uta me! Uta me, uta te! Uta me! A bu! Ok! Lasciate il chiave vicino, va a guardi! Santa Maria Capometre? Maria Cardamone! No, santa! Santa no! Vergine sì! Lui fa ciò. Se lui vuole. Lui? No, lui. Chi? E ti aggiungi. Ubbidisci. Adio. Che ne? Tu vuoi fare ciò? Oh, mamma mia. Che devi fare su ciò? E che l'hai? Oh, già pure, mettere il tarandello a me. Guarda ciò, chi deve fare questo ciò? Io non mi devo fare ciò. Non vuoi fare ciò? Che devi fare su ciò? Guarda mai, guarda ciò. Ah, ma tu non puoi fare ciò? Che non puoi fare ciò? Ora vuoi ciò, la già fai? E non vuole tu su ciò, vado alla mezza. Come lo faccio a me? Perché devi andare con ciò? Vado alla mezza. Ascolta. Pronta? Prontissima. Ciao. Ciao vuol dire scoprire in giapponese. Ma sta? È coprire. Tete. Ah. Da noi è tutto al contrario. Invece da voi scoprire. Ciao. Coprire. Tete. Scoprire. Ciao. E che segreto? Sky. Ah, ecco. Ah. Io me lo so. Come sta? Come fa? Io sto tocca? O tu? Ciao. Ehi. Ho ciao. 140 euro. Ho ciao. Sbagliato palazzo. La passeri in me, tu? Ah, c'è attraversato? E là, E da noi ci si vede il macchino. Va. Vai. Ehi. Perché sei tu? 149,90 euro. Qua sono 150. Ma è afrodisiaco? Azzo. Allora tenete con pure questo. Ah, pure lì, che manello, burghettato. Quando tutto manca ho portato liquido grande afrodisiaco. Non ti devi preoccupare, però, questo è molto, molto potente. Infatti, non devi esagerare, perché bastano tre gocce. Una, due, tre. Ah, così, quando uomo vede donna, diventa come toro. Ah, meno male. A proposito, quando viene donna? Sono io la donna. Sì. Tre gocce in due tappo. Va benissimo. No. Dai. Ma è proprio sicuro? Sicurissimo. Senti, io vengo dalla manifestazione, c'ho fame. Che cosa avete portato? Che ci mangiamo? In questo è tutto sushi. Sushi. Ok. Sai cos'è sushi? No. Pesce crudo. Brava. Ah. Beh, se è crudo, perché sushi? Perché? Perché? Come perché? Se è pesce crudo, perché sushi? Perché stufato? Perché stufato? Mi hai visto a me ciusciando a panzala di pomarò? Ah! Ma no, si no! Scusaci! Tu! Dimmi no! No! Ma che? No! Aito! Chi è? Sono d'ora! Dite!
Cresce, ma che schifo! E questo pure si mangia crudo! No, questo è vivo! Ah, allora lo ammazzate voi perché a me mi fa impressione, eh! Aspettate, vado a prendere il coltello! Un momento! Brimondo, Zamma e Popo Zamma, forza! Fate presto, non lo fate soffrire! Oh, caro, mi arriva già capo! Ma non ti preoccupa! Chi si vado da già capo, parete, siamo ancora! Ehi, ma che faccio, non ho capito! Ah, no! Questo non è capitone! E che resto, cosa? Ciao, somigli, ma non è capitone! Cosa, ta, quando vado? Quando vuoi? Questo qua è mio aiutante. Aitan l'aiutante. Udo. Vabbè, comunque avete portato soltanto pesce crudo. No, anche carne cotta. Oh. Awacchio. Awacchio. È da provincia. Ah, buone, queste sono polpette, le fanno. No, queste sono palle di toro. Ma per gappare, ma che resta? Vuoi sapere come si fanno? Ma nemmeno mi interessa. Sì. Oh, ma come sapere? No? Tu scendi da casa, un primo toro che trovo, o meglio dici, aglio, vieni acca. E un toro vieni? Dici, parola d'ordine. E quale? Vieno toro, un toro vieni. Tu piglia la pistola. Io sparo, mi carico. No. In Giappone l'animale non si può accidere. Ah, no? Ha da capitato. Ah. Lo minacci, tu porta a casa. Io lo metto in tuo salone, sì. Vicino a Taiwan. Che ti vuoi? Ma in Taiwan. Pigli una corna, una cin. Una fun. E un dravoi, un drasai. Un dragamai. Un bragatore. Un dragatore, come si dice? Un bra. È cafone proprio. Ma pigli una cuffietta. Sì. E c'ha chiongo. C'ha? Chiongo. Ah. Mm. E ci fai sentire CT di Albano. Sì. Utora sa farui pa. Sì, è vero, ma non muore però. Dopo 2 ore di Albano toro l'hai ucciso! Ah, è capitato! È capitato. Scusate, ma con decenza parlando, ma con tante parti del toro dovete portare proprio... Perché questo è afrodisiaco! Ma è tempo buttasso cibo afrodisiaco! State passando a me, qua dentro che ci sta? Qua dentro? Pulpo affogato. Ah, vabbè, lo facciamo pure noi. Bravo. E mica la stessa cosa. Voi mi dovete dire voi occidentali? Come si fa a affogare un pulpo che è nato fin dall'acqua? Giusto. O denti ci si affoga? No. L'orata si affoga? No. Pigliai a utin dall'acqua si affoga? È giusto. Pigliò maiale? Utin dall'acqua si affoga? Giusto. Pigliai giraffa? A utin dall'acqua si affoga? No, te ne pera. Sentite, tiki, come si fa questo pulpo affogato? Come si fa un pulpo affogato? Come si fa? Prima di tutto bisogna catturare l'animale, prendere l'animale, ma l'animale non si può accidere, ma... Ha da capità! Brava! Allora, come si prende? Si prende con pinne, fucile, d'occhiali! Canta canzone? No, ti prende proprio pinne, fucile, occhiali, amuto! Amuto? Amuto angolo! Ti metto in gollo amuto? Sta scendo! Scendi! Camuto? Camuto, non dici mai niente, questo è buono! E vai a Dopisciaville! Pisciavino appena per camuto angolo e dice, ah, questo vuoi pulpo? Subito! Trovo pulpo vivo, tu pigli e tu porti in coppa. E lo butti in una tipica pentola giapponese, detta, come si chiama? Caurara! Una caurara, bravo! Pio pulpo te la dite, poi prendi polverina. Il pepe, perché ci vuole il pepe. La pepe, no. Polverina che fa grattare. Che schifo, la polvere di carnevale. Guarda! Mamma mia! Ma pigliavo tind! Ma proprio! No, purtroppo ci sente proprio la rete rin. Cerca lo spigolo, ma a caurare rotondo non lo trovo spigolo. No. E allora tenta con i tentacoli. Primo tentacolo, secondo tentacolo, terzo tentacolo, s'affoca. È capitato! Ho capitato! E invece questi 4 tranci di pesce che sono? Trancio di pesce spada? Sì. Coppa, renare e bastone. E come si chiama? Primera! Sono tutti i tichi in del recchio. Allora, questo che cos'è? Quello è zanzara alla griglia. No. Mamma mia, quest'altro? Calli di koala. Sentite, facciamo prima. Che cosa ci consigliate? Chiamate lui Pitti. E questi che sono? Questo è croquet. Finalmente un croquet. Pure in Giappone sono arrivati. Com'è? È croccante, È un croquet, è croccante. No. Sì, scarafone che sta... Ma me la dai io! Ma sono scorzi di scarafone! Ma me la dai io, Giappone, ma quale scorzo di scarafone? Guarda, dovete chiamare una capa d'ambo! A chi chiama una capa d'ambo? Osce! Azza, ma sa! Uè, bello! Io sono rivoluzionario, hai capito no? Scemo! Su cretina! Ah, c'è una afrodisiaca! Ma vabbè, a Cina fa dire che stiamo solamente a casa, la vendi è Maria! Ma tu... Che ne mani in giro? Che succede? Che ne mani? No, Mari, non è...
Ma chiami, guardi, che mi ha fatto? No, sta attento. Andai vicino, Mari, fa sempre che... No, ma Mari, ma... No, veramente, Mari, ti voglio bene, ma fa impressione. Lascia stare. Mari, era lo scarrafone, non era cocaina. Sta attento. Mari, tengo stomaco che si sta pigliando a paccaro. Lascia stare. Che stai facendo? No, non è... Ti fai male, va? Ti fai male? Lascia stare. Ehi, stai mettendo la leocrema. Lascia stare, ti voglio bene. Che stai facendo? Madonna, no, no, Maria, la Maria a fuoco, Maria, no, ma Maria, che mi stai ferma con le mani, Maria, ti voglio bene, ferma con le mani, Maria! Perché l'uomo va preso per le palle! Aia! È permesso? C'è nessuno? Oh, perdona, vicino, perdonami! Ho rovinato il nostro futuro, vicino mio, perdona! Ah! Signorina, non vi spaventate, sono un ispettore dell'INPS. Oh. Ah! Perché gridate? Cercate mio fratello! Non lo so, signorina, cerco il signor Tonino Cardamone, suo fratello? Ho bisogno di parlare con lui. Ma... Scusate, ma forse ho interrotto qualcosa di importante? No, è niente di particolare. Stavo facendo l'albero. Ah, avete già messo i pisellini? No! Prego, entrate, accomodatevi. Posso? Oh, sedetevi sul divano. Sentite, visto che io sono la sorella, volete dire a me? No, signorina, ho bisogno di parlare con suo fratello. Stiamo facendo un'indagine sui falsi invalidi, ho bisogno di appurare lo stato mentale. Anche se penso che oggi invece il ruolo della pensione ce n'ha rifornimanato, capito? Guardate, mio fratello in questo momento non è che è precisamente proprio disponibile. Oh! Buongiorno! Le palle! Anche voi fate l'albero? Bene, bene. Il signor Tonino Cardamone. Allo Cardamone! I song Che Guevara! E allora che pensione passano a tre? Hai capito, Ciro? Che? Ispettore dell'INPS! Ispettore dell'INPS! Penso che fatto sei tu! No, hai visto questa cosa che stai a chi leva? Ma non tu! Che te li tale, mamma! Ma non pensi che Tonino vuole capire che... Ma che ridete! Il signor Tonino Cardamone c'è o non c'è? Ne, ma frate, da dove sto? È sceso! Perché ciò dice? Sentite! Cardamone è sceso! No! È salito! Sai che è sceso! È peggio di Pupalone! Peggio di Pupalone! Sentite, vostro fratello non può scendere. Ma l'accompagnamento? E allora aspettiamo, va bene? Così controlliamo anche questo accompagnamento. Aspettiamo. Ma quello viene tardi. È per un gran mano a fare l'albero. No, quella volta ci mette un sacco di tempo, a volte ci mette anche 7-8 ore, quindi... È arrivato! Come passa il tempo? Guardatelo poco! Permettetemi, appoggio un attimo al tavolo. Eccomi qua! Buongiorno! Qui. Mi stavo aspettando? Sì. Ah, già sta qua! No, perché al negozio mi avevano detto che mandavano il sarto a casa! Giovanotto! Signorina, non lo influenziamo, venga, venga! Allora, che dobbiamo fare? La prima cosa sanno a cruce in mano perché sono lungo! Ho detto anche al negozio! Vedo! Come vi sentite? Tranquillo? Sì, bene. Venite qua. Mi fate prendere misure o no? E con le domande prendiamo le misure. Ah, con le domande prendono le misure, capito come si è evoluto la sartoria? Venite qua. Ah. Accomodatevi. Sì. Siete tranquillo? Calmo? Sì, certo. Cominciamo allora. Dormite sonni tranquilli? No, ma è a notte, ma lei va già con Wanderorm. Io le ho chiesto, dormite sonni tranquilli? Ah, se dormo sonni tranquilli? No. No, perché purtroppo mi giro a destra, giro a sinistra. Quando porta roba coppo con mo, comodino. A verità, mi un bruscino di realtà nottata. Bene, benissimo. Benissimo, allora vado avanti, fatemi un'altra domanda. Mentre avete caldo, sentite come la sensazione di una doccia fredda. Bravo! Perché il problema, sapete qual è? No, non c'è il problema. Non c'è. Il problema non è quello che... Il problema è che lei come stanza la nenna. La signorina. Ecco, voi ci siete arrivato prima, perché pure io pensavo che era colpa della signorina. E invece indovinate chi è costruito scaldina? Padova Schioppa!
E qua sono 35 punti, eh? Altre due domande così. E vinca la cravatta? Pure la cravatta. Questo è un professionista. Questo è difficile, non mi cadete qua, eh? Voi mi fate le pieghe al pantalone così non inciampo. Pure le pieghe. Questo pure... è proprio un sant'uomo, allora. Come vedete l'altro sesso? Con binocolo. Con binocolo, tutta sera con bubacco, lo vai tu le affronti, faccio tutti i figuri qua quando apri. Arina, tu mani, che non sono rimasto qua. Silenzio! Ho fatto sgomberare l'aula. Avanti. Scarfalietto terzo atto. Perché io scrivo. Immaginiamo che voi siete sposati. Ero sposato. E che non andate d'accordo. Appiccicava sempre. Primo anno di matrimonio, siete a Venezia per festeggiare. In un bellissimo ristorante sulla laguna. Sì. Il cameriere arriva e vi porta una bottiglia di vino bianco. Rosso. Immaginiamo bianco. È rosso, mi ricordo. Al tavolo di fianco una bellissima donna in un vestito rosso vi guarda e vi seduce con gli occhi. E come sapete su fatto? No, su fatto della donna che mi guardava e mi seduceva con gli occhi, perché io stavo là con mia moglie. Questa tipa proprio mi guardava tutto il tempo, io facevo finta di niente. All'improvviso il cameriere mi portò un biglietto della signorina. Sì, sì. Mia moglie se ne accorse, si è imbarazzato, bevevo. Ma più bevevo e più sudavo e più bevevo. All'improvviso, boom! Vietto vino in con tutto fiasco, brigadieri! Mettetelo a verbale! Ma è vero, sì, io ho reagito, ma ha cominciato lei! Che ne sapete voi di un uomo che scende la mattina e non trova neanche una goccia di benzina nella macchina? Fermo. Che apre il portafoglio e non trova neanche un centesimo! Che apro il cassetto e non trovo neanche una mutanda pulita! Sta scritto questo, sta scritto! No! Lo sapevo! Ha fatto schifo solo quello che voleva lei! L'ho riconosciuto! Questo non è il sarto! Oh. È l'avvocato di mia moglie! Calmatevi! Calmatevi, signor Tonino, non è il caso di fare... Io non sono Tonino, sono il cugino! Ma non siete Tonino Cardamone? Eh no! Va bene, ho capito! Mi state prendendo in giro! Il signor Tonino Cardamone non esiste! E voi state a rubare i soldi della pensione. Sapete come si chiama questa? Sì, truffa ai danni dello Stato. Bravo, bravo, ma non siete i soli, eh. Guardate che io in questa settimana ho già revocato 30 pensioni. Ah, guardate, fate 30, facete 31. Scherzate, scherzate. Avrete ancora mie notizie. E voi chi siete? No, non me lo dite. Il signor Tonino Cardamone. Con chi ho il piacere? Ne è uscito un altro, ehi, questo è Cardamone, quello è Cardamone. Eh già, siamo tutti Cardamone, per cortesia. E ma chi si chiede? È l'ispettore dell'Ipus! Ispettore! 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 Salvatevi! Cazzo, ha preso la mia pistola! Non doveva finire così! Fermatelo, per carità di Dio! È giunta la tua ora, muori bastardo! Oh, a questo punto io e Ciro ti blocchiamo! Qua l'ispettore si farà sotto dalla paura e urlerà: ah, il pazzo, il pazzo! Ehi, ma tu sei sicuro che dice così? Sentite, non mi potete interrompere ogni due minuti. Tutto è studiato nei minimi particolari. Protesto, io non sono tanto convinto di questa cosa, che resta? Capisci, sceneggiatore, tu? Questo è il mio mestiere, fate fare a me. Ma questo è il mestiere che fa? E mo per chi lavora, chi sta qua? Per metro col di maglia, per metro della ma pensa? Quando mai, che lo mandi con più non ce lo pensi? Ecco. Non ci distraiamo che dobbiamo provare. Scusate, regista, posso fare una domanda? Niente domande, non c'è tempo. Fra poco arriva di nuovo l'ispettore. Ma è la domanda, volevo fare. Fantasia, basta! E che cos'è questa sciacquara? Caciara! Cagit! Signorina, tutto chiaro, la vedo un po' perplessa. Sì, soltanto questa battuta. E quale? Domani un altro giorno, cosa c'entra? Questa è bella. Ma pure quest'altra non c'è male, sai? No, io dicevo, questa è la battuta più bella nella storia del cinema mondiale. Voi siete la nostra Rossello Ara in Via col Vento. Sì, ma lo devo baciare veramente? Certo, certo, voi lo dovete baciare, confondere, circuire. Ma da tutta parte l'ispettore sa da un grifano, non ha da capicchio niente. Allora cominciamo la prova, faccio l'ispettore. Si qua da pensione. Vieni da mia, su Spielberg, vieni acca.
Io non sono d'accordo. La signorina Olga tiene più battute di me. La signorina Olga ha un ruolo da protagonista in questa storia. D'altronde, se non era per la signorina Olga e le sue amicizie al ministero, l'ispettore non sarebbe tornato stamattina a fare la verifica. Invece di ringraziarla. Grazie, signorina Olga! Grazie. Tutto chiaro? Chiarissimo. Quello che ho scritto è un meccanismo perfetto, e se l'ho scritto è per dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che Tonino Cardamone è pazzo. Quindi non si deve sbagliare. E per non sbagliare bisogna provare. 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 Non ci resta che piangere il film. Bravo. Signori, comincia la prova. Uomo e galantuomo, commedia. Bene. E mamma vai. Dunque... bussano alla porta, Maria apre la porta. Hanno bussato? È l'ispettore. E tu chi sei? Sono l'ispettore. E già sta qua. Che genio. Ok, sono un professionista e il professionista fa le cose per bene. Locatelli, pubblicità. E basta. Era difficile questa qua però. Dunque, la casa è vuota? Sì. Non c'è più nessuno. Sta scritto. Non c'è nessuno. Non c'è più nessuno. Ma no, dai. Se ho scritto una cosa, suonano alla porta. Chi sarà mai? Qualcuno avrà da aprire. Io sono il regista, devi uscire tu, no io. Hai ragione, però io siccome devo entrare tra poco, non è che mi posso mettere in un cantuccino. Ma via questa prova. Vabbè, allora mettiti là, ma intervieni solo quando è il tuo momento. Ecco di già fa. Signori, comincia la prova. Non ci sei venuto? Tonino! Come sa per me questo? Deve aprire Maria! Maria? Che c'è? Sta uno che vo. A me? E arronzare a chi sta che mi fa prove? Certo! Scusate, che volete? Sono Ettore! T'ha gitto tanta volta che quando esci ti ha buttecchiato! Oh. Ma io sono l'ispettore! Ma facendo l'ispettore! Scusate, ispettore! Chi è chi che mi fa perdere il cervello a me? È permesso? È permesso? Permesso? Maria, fa passare un signore ad scendere. Adesso mettiamo prima vicino alla porta. È permesso, è abbattuto. Prego, accomodatevi. Vi vedo in forma questa mattina. Vi posso offrire una tazzina di caffè? L'ho appena fatto. Oh, e come si può rifiutare una tazzina di caffè? Oi, cosa ha scritto? Sì, grazie. È la stessa cosa, mica posso dire esattamente cosa dirà l'ispettore, il senso più o meno è quello. Ettore, scusaci, ma noi ci aspettavamo l'ingresso di un ispettore, no di Albertazzo Cocatarro. La stai facendo troppo pesante, troppo greve, scivola sulla parte, se no dice che noi facciamo le macchiette. Ma tengo anche l'assistente alla regia. Vabbè, sì, grazie e diamo annanzi. Quanto zucchero? 2 cucchiaini, grazie. Mi dispiace per ieri, siete arrivati in un momento che è anche difficile spiegare. Sicuramente ci avete preso per una casa di pazzi, ma quello il pazzo è solamente mio fratello. Stamattina c'è? A soggetto. Crea a soggetto. Ma scritto qua? Ah, soggetto significa improvvisare. Ah. Devi dire, sì c'è, ma non l'abbiamo fatto uscire. E meno male, perché stamattina non stava tanto bene. L'ispettore ti chiederà preoccupato. Perché cosa è successo? Allora tu qua vai a soggetto, sì. Cioè improvvisi. L'ispettore è seduto qua, tu ti siedi qua, sì. Gli dai la tazzina di caffè e poi vedi tu, bla bla bla, piripicchio, piripacchio. La cosa importante è la battuta finale. Sì. Noi invece oggi siamo tutti più tranquilli. Perché questa è la battuta d'ingresso per Ciro. Sì. Ciro? Ciro, tocca a te. Ma la battuta l'hai detta tu, non l'ha detta Maria, scusa. Mi ero scordato, Brad Pitt. Oh, che buono. Maria, lancia la battuta. Bla bla bla, piripacchio. Per oggi siamo tutti più tranquilli. Buongiorno ispettore, bentornato. Vi state prendendo il caffè? Maria lo fa buonissimo, ma è ancora più buono se ci aggiungete una goccia di anice. Abbondo con l'anice accussi o stunamma proprio. Sì. Provate adesso, è buono, è vero. È a fine romun. Oh. Ah, sulla battuta è a fine romun, suonano alla porta ed entra la signorina Olga. Sì. Signorina Olga? Sì. Signorina, gentilmente, siccome questi sono attori professionisti e se non hanno gli attacchi giusti non si trovano, se potete uscire a suonare il campanello... Non c'è problema. Signorina, voi potete voi girare a Londra?
Non è per me, è per loro. Sono amico, eh? Fatto fare una piccola passerella, una passerella. I passuoi là, oi. Signorina Olga, quale onore! Oh, vedo che avete ospiti! No, no, è l'ispettore dell'INPS che è venuto per mio fratello! Ah, il pazzo? Bravo! Signorina, una battuta l'ha schiattata a capo a sti quattro parrucchiani! Mi ricorda quella grande attrice romana! Che? Anna Magnas! Anna Magnani! Cagit! Hai capito la genialità? Dov'è? Che la vicina di casa, persona al di sopra di ogni sospetto... Non mi trovo. Se è la vicina di casa non può essere al di sopra, deve essere al di fianco di ogni sospetto. Giusto, giusto. Allora, che la vicina di casa, persona al di fianco di ogni sospetto, funga da teste. Rullo, 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 rullo. Totò la banda degli onesti. Bravo. Una persona estranea alla famiglia che conferma la tua follia. Ettore, io non so come sceneggiatore a te perché non ti fanno fatica... A questo punto devo chiedere una cortesia. Dimmi. Per cortesia. E a chi sto ciacco? A sto. Dunque, all'ispettore abbiamo dato l'anice e l'abbiamo stonato. Ora bisognerebbe confondergli le idee. Per carità, niente di scabroso, Però se già vi avvicinate, oppure gli fate sentire il vostro profumo, fate voi, a voi non mancano i mezzi. Ho capito, ci penserò io. No. E adesso che sanno aprire i movimenti, questo è il momento che ci ammarangava, perché... Ci ammarangava, Ehi! E mo l'ispettore che dici? Voglio morire così! Voglio morire così! Oh raga, mo l'ispettore dice sta battuta! E al prossimo giro facci l'ispettore, Io sono anche più sensibile da queste parti. Signori, ci va a citare dopo, sciambacchista! A me la seconda passata! Stata sì! Ma erano stupuso! Tocca a me! È un brutto periodo per mio fratello. Oggi pensa di essere cavaliere di Arcore. Ieri non l'avete trovato perché credeva di essere Cristoforo Colombo. Era sceso per andarmi a comprare 3 caramelle. Ecco il rilascio. 3 caramelle! Bella sta battuta che ho messo qua. Qual è? La battuta che ho messo qua. Che è una battuta? Vi l'ho messa apposta perché qua l'ispettore ride e stempera, capito? Ride e stempera. Ma non è finita. No. Ciro, non ti distrarre, continua la battuta comica. Questo è niente. L'altro giorno pensava di essere Caligola. E Iavetta fu cavallo. Oh, cavallo! Questa è un'altra battuta comica. E su questa l'abbiamo proprio stemperato del tutto. Stemperata all'ispettore. Vabbè, l'ispettore dirà che deve fare delle domande. E tu, Maria? A questo ci pensiamo noi. Silenzio! Eccolo. Eccolo. Silenzio. Eccolo. Ehi, chi ha dato razzi? Tonino. E chi fa? Tu! Non ci distraiamo. Mi ridate la battuta, per cortesia. Dagli la battuta. Silenzio! Eccolo, ben svegliato cavaliere. Avete trascorso una notte tranquilla? La mia segretaria dov'è? Eccomi. Com'è la mia agenda oggi? Ricca di impegni, come sempre. E ha telefonato il premier disgustato? Chi? Blair. Questo si è battuto. No, cavolo, cavallo e caramello. Non improvvisiamo con il ciabba, cambiamo a buona carraca. Signorina Olga, gentilmente la battuta. Tesoro. Dimmi, Veronica. Ho visto un collier di diamanti in via Condotti. Segretario, comprate via Condotti. Sarà fatto, esce da destra. E cremo esce da destra. T'ha scritto qua. È una didascalia. Allora già esce a sinistra. E perché? E là sta ne scalia. La didascalia è una cosa che uno deve fare ma non deve dire. Cioè? Te ne hai! Io quanto te schifo! Vediamo la battuta, gentilmente. Premier, come primo appuntamento dovremo rilasciare un'intervista. E fatelo entrare. Quello già sta qua. E allora perquisiscilo. Scusate la procedura, ci dobbiamo accertare. E se siete un terrorista? Mio Dio, un terrorista! Che attrice! Dov'è il terrorista? Questo è un terrorista? Non sono un terrorista! E nemmeno io! E che sono io il terrorista? Sì. Perché hai scritto la frenata? No, qua la frenata! È l'intenzione della battuta. Tu qua ci devi mettere il massimo dell'interpretazione. Tu è presente De Niro nel cacciatore? No. Le fatale qua. La battuta, gentilmente? Mio Dio, un terrorista! Dov'è il terrorista? E questo è un terrorista? Non sono un terrorista. E nemmeno io! E che sono io il terrorista? Sì, 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 s
Madonna! Vai, Danilo, Danilo! Io sono Nir stamattina! Cacciatore, Io sono cacciatore! Bravo! E non mi può cacciare! Musica, musica! E ora che succede? Mi canto male, e ora che succede? 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 Cato fatto, che è sta cosa? Uè, è tornato a scuola, non cazzo! Ah, non c'è stai la ciotrata! C'è sei che sta ciotrata? Sta scritto qua. Ha ragione. Entra concedrata. È un errore di stampa, volevo scrivere entra concitata. Ah. E beata, non mi citata. Oh, sono pitte rosse. E pare che non lo sa, io sto lì. Ma una povera immaginazione, tra su un terrorista fa l'attentato che ha sciatrata a mano. E poi, Mari, sa mio unire il cacciatore da presidente con un bicchiere, che mi faccia? Ma sciacquo a muscolo? Bravo, che faccio figuri in da sta gara? Bravo, Domino, bravo. Io me ne vado. Tu te ne hai. Oh. Io devo lavorare con i professionisti. Questo è uno sceneggiatore di talento. Qua stiamo stroncando una carriera, qua. Oh, c'è, io almeno un mestiere ce l'ho e prima o poi faccio la botta. E chi sa botta fa, Buh, fa. Sembra che i miei testi non vadano a finire in mano a dilettanti come questa. Dilettante e parrucchio. Oh, Dilettante allo sparagno. E io faccio. Che è scattato l'antifurto? Che è successo? Io la conosco, Si è pigliato collera Maria. Ah, e vabbè, siamo tutti un poco stanchi, dai. E oggi fatta nottata a scrivere, voi state stanchi. L'avete trattata male? Che colpa ne ha lei? È la prima volta che legge un copione. Ha ragione, signoria. Ettore, risolviamo la situazione. Qua tra poco arriva l'ispettore, ma lei va a pensione e tu finisci fosce neggiatore. Va bene, sono io il regista, me ne assumo io le responsabilità. Quando si veste l'autorità mi fa venire un fritto in culo. Maria! Ma faccio che le stai che sta maniera, che c'è ridi? Ah, prima cosa, levati sta parrucca, che tu pari 892, Gustavo. Maria, senti, io prima ho esagerato... Vattene! Questa mozzaca! Ma non ti preoccupare, canche abbaia, non dorme. Come non dorme? E come fa a dormire? Che le sta abbaiando? Ma c'ha già deciso tutto cosa. Cosa da fare? Maria, senti, ti volevo dire, sai, prima lo stress, la tensione, ha nottato... Come si dice? A da passare tate. Torino, non è il momento di citazione. Qua arriva l'ispettore, fa una citazione e ci porta tutti in tribunale. Vabbè, ho capito. Maria, scusami. Ma che? Mannaggia il diavolo, ette che ci ha fatto litigare. Pace. Bravi. Tre momenti, Tenga bello tutto accapputtato, andiamo avanti. Dunque, riprendiamo dalla battuta della signorina Olga. Quale? Mio Dio è un terrorista. Sì. Signori, riprende la prova. Sì. Mio Dio, un terrorista. Dov'è il terrorista? Questo è un terrorista? Non sono un terrorista. E nemmeno io. E che sono io il terrorista? Sì, io sono un terrorista. E ora che succede? Adesso si crede un terrorista. Mamma mia, Carmine. Cazzo, ha preso la mia pistola. Non doveva finire così. E come la fornista battuta? No, sono l'ispettore che dice non doveva finire così. Ah. E tu non hai fatto più Albertazzo con Catarra e c'è confuso. Ma non su Cavander. Cazzo, ha preso la mia pistola. Non doveva finire così. Fermatelo, per carità di Dio. È giunta la tua ora, muori bastardo. Oh, a questo punto la nata parte, che se no ci facciamo male. Io e Ciro ti blocchiamo, mentre la signorina Olga e Maria prendono l'ispettore e dicono le ultime battute. Approfittate ora, oggi non è giornata. Magari tornate domani, perché domani è un altro giorno. E qui cala il sipario. Tutto bello, chiaro? Sì. Poi facciamo un'altra piccola prova. No, la ma fa provi. Ma c'è sta qua. E la già venga purino, no. Signor regista, mi scusi, non credevo ci dilungassimo tanto. Vado un attimo di là a fare una telefonata, devo disdire un appuntamento. Ah, no, prego, c'è il cellulare, potete telefonare anche. Grazie, ma ho il numero di là. Ci metto un attimo, eh? In euro tenga la coppa. Caniva. È andata a disdire un appuntamento. Chissà in quale letto doveva andare a lavorare. Perché tu dici che questa fa proprio la... perché insomma era. Ma siete sicuri che è stufato? Drigotete. Ti pareva? Calunniatori. Invece secondo me è un'attrice professionista. Avete visto come scandisce bene le battute? Come no. Soprattutto le vocali. Osacci che film fa che tu levo una faccia conosciuta. Vabbè, ma adesso non ci interessa. L'importante è che ci sta dando una mano. Esatto, no? Dobbiamo provare. Ma proviamo che manca la signorina Olga. Ma la vado a chiamare.
giunga qua. Che pareva. Eccomi. Eccola. Avete visto? Ci ho messo un attimo. Prego. Grazie, signor regista. Ma prego, prego. Dunque, ora che ci siamo tutti, è tornato pure il cellulare vacante, possiamo riprendere la prova. Dunque, questa prova non è importante per le battute, ma quanto per gli ingressi, i movimenti e le posizioni. Quindi, signori, comincia la prova. Ai, 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 ai. Buongiorno ispettore, prego accomodatevi, vi vedo in forma questa mattina. Vi posso offrire una tazzina di caffè, l'ho appena fatto. Sì, grazie. Quanto zucchero? Ma cucchiaini, grazie. Mi dispiace per ieri, siete arrivati in un momento che è anche difficile spiegare. Sicuramente ci avete preso per una casa di pazzi, ma quelli pazzi è solamente mio fratello. Stamattina c'è? Bla bla bla, piripicchia e piripacchio, però oggi siamo tutti più tranquilli. Buongiorno ispettore, bentornato. Ah, vi state prendendo il caffè, ma lo fa buonissimo, ma è ancora più buono se ci aggiungete una goccia di anice. Po po, provate adesso, po po, è buono, eh? A fine Ronun. Signorina Olga, quale onore! Oh, vedo che avete ospiti! No, no, è l'ispettore dell'INPS che è venuto per mio fratello! Ah, pazzo! È un brutto periodo per mio fratello! Oggi pensa di essere il cavaliere di Arcore! Ieri non l'avete trovato perché pensava di essere Cristoforo Colombo! Era sceso per andarmi a comprare 3 caramelle! E questo è niente! L'altro giorno pensava di essere Caligola e gli avete a foca bolla! Devo fargli alcune domande! A questo ci pensiamo noi! Silenzio! Eccolo! Ben svegliato, cavaliere! Avete trascorso una notte tranquilla? La mia segretaria dov'è? Eccomi! Com'è la mia agenda oggi? Ricca di impegni, come sempre! Tesoro! Dimmi, Veronica! Ho visto un collier di diamanti in via Condotti! Segretario, compratemi Roma! Sarà fatto, signor Presidente! Premier, come primo appuntamento dovremo rilasciare un'intervista! E fatelo entrare! E curgisse qua! E allora perquisiscilo! Scusate la procedura, ci dobbiamo accertare! E se siete un terrorista? Mio Dio, un terrorista! Dove è il terrorista? Questo è un terrorista? Non sono un terrorista! E nemmeno io! Ma che sono io terrorista? Sì, io sono un terrorista! E ora che succede? Adesso si crede un terrorista! Mamma del carne! Cazzo, ha preso la mia pistola! Non doveva finire così! Fermatelo, per carità di Dio! È giunta la tua ora, muori bastardo! Approfittate ora! Oggi non è giornata! Magari tornate domani, perché domani è un altro giorno! Oh! Oh. Mamma mia! Mamma Bri! Signor regista! È Torino! Uè, aprite! Aprite! Ma chi cazzo, signorina Olga? Dunque, adesso facciamo una piccola pausa. Poi facciamo giusto una piccola prova. Bravo! Così. Ci vuole, Tony, fammi facciamo una piccola pausa, che stai facendo? Sto fumando. Non si fuma. Non mi interessa, lo sai che ci tengo? A teatro non si fuma. Bisogna essere professionisti. Il tempo di una sigaretta e riprendiamo la prova. Ah, a proposito, siete Zeffirelli. Adesso te la posso fare la domanda? Adesso sì. In tutta questa cosa che noi stiamo organizzando, no? Tu che parte fai? Oh. Zeffirello, Zeffirato. Vabbè, che ci metto? Ma mi scrivo due battute proprio a me. Ho detto il tempo di una sigaretta. Guarda che qua nessuno di noi ha bussato, eh? Stiamo tutti quanti qua. Chi è? Ispettore Cacace. Mamma mia! Che cazzo, calmi, calmi! Don't worry! Ma che significa? Non va all'armata! Maria, prendi tempo, prendi tempo! Aspetta, ma già ci sono! Ma che ne so? Maria, Maria, devi inventare una scusa! Ah, sì, mo peghi! Ispettore? Mi sto facendo la doccia! Io avrei dovuto uscire per poi rientrare! Si può, schizzo, stacca, fuori, usciamo di là! Signorina, aprite o me ne vado? Calmi, calmi! Questa non è più una prova! No! Bisogna andare avanti qualsiasi cosa succeda! So must go on! So must go on! Perché, Gadget? A verità! Signori, si va in scena! Buongiorno, ispettore! Finalmente! Già asciutta e vestita, eh? Mi sono lavata a secco! A soggetto! Vostro fratello c'è? Sì, ma me lo dovevate chiedere dopo, però! Prego, accomodatevi! Vi vedo in forma questa mattina! Vi posso offrire una tazzina di caffè? L'ho appena fatto! No, grazie, ne ho già presi troppi oggi! Quanto zucchero! Signorina, non lo voglio, grazie. Mi dispiace per ieri. Siete arrivati in un momento che è anche difficile. Spiega. Re. Sicuramente ci avete preso per una casa di pazzi. Ma quell'impazzo è solamente mio fratello.
Vai avanti, vai avanti! E bla 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 e piripicchio e piripacchio! Però oggi siamo tutti più tranquilli! Però oggi siamo tutti più tranquilli! Mi penso che oggi è peggio di ieri! Però oggi siamo tutti più tranquilli! Ehi, asce! Ma già rispetto stai prendendo il caffè, ancora più buono con una goccia di O! Dice! Com'è? Comodo, simpatico, grazie. E perché non sono a porta? Ma sono a porta? Che non hai t'abbattuti alla fine del mondo, sono a porta, sì! Ah, e convincilo! Sì, aspetti, come un giro di parole lo sì, porto sì, sulla battuta, ma ti preoccupa, ho tanto una sbatta l'attore in de chiesa e tornando in parrocchia, zitto, Mario! Ma distra... Ispettore! Buongiorno, ispettore. Ispettore, senti, siccome che noi, no, siamo, quando siamo venuti qua, che è da stamattina che voi dovete dire la fine del mondo, ispettore! Per carità, è simpatico, carina come idea, ma... No, voi dovete dire proprio la fine del mondo, ispettore! Mi sembra un'esagerazione, è fatto carino, simpatico. Voi dovete dire a fine del mondo, se no noi non andiamo avanti! E a fine del mondo! Mamma! Maria! E perché non sono a porta? Non so, che non sono a porta, Maria! Maria, bussato! Ma Maria, ne bussato, va! Maria! Signorina, stanno bussando! Non è possibile, noi teniamo il campanello, Ciro, come fa? Dindo! Dindo! Hanno suonato, avevate ragione! Previdenza sociale, signorina. Oh, signorina Olga, quale onore! Domani è un altro giorno! No! E secondo voi io domani sto un'altra volta qua? Vogliamo far uscire il signor Tonino Cardamone? Oh, vedo che avete ospiti! Io bussavo parlando a mezzo! No! È l'ispettore dell'Inps che è venuto per mio fratello! Ma è pazzo! Ah, avete sentito? La signorina ha detto il pazzo, ma la signorina è una persona al di fianco di ogni sospetto, eppure ha detto il pazzo che la signorina sa morte di lei! Oi! Tuo giapponese a cucina la florivetta! E il favorecchio! È un brutto periodo per mio fratello. Oggi pensa di essere il cavaliere di Arcore. Ieri non l'avete trovato perché pensava di essere Cristoforo Colombo. Era sceso per andarmi a comprare 3 caramelle. E questo è niente! L'altro giorno pensava di essere Caligola e gli avetta foga! Sembra rispetto sembra. Ma che c'è se... La smettiamo di scherzare? Facciamo uscire il signor Tonino Cardamone o no? Gli dovete fare le domande? Certo, signorina, è il questionario. Quello che ho fatto anche ieri all'altro amichetto vostro, a chi lo mi è zom. Ma che butta il palloncello? State. Forse in questa casa c'è qualcuno che ha voglia di scherzare, eh? Un giocherellone. Ma forse che fosse il signor Tonino Cardamone? Silenzio! Aspetta! Aspetta! Mettetevi là! Ma perché mi devo mettere? Perché chi la passa voi? Stiamo aspettando! Sta schiattando la scena, sta schiattando! Sedetevi, statela a sentire. Quello mi viene Tonino, voi gli fate le domande, così appena finito il questionario... Ma voi a me avrete giù, signorina! Silenzio! Eccolo! Mi è svegliato, presidente? Avete trascorso una notte tranquilla? La mia segretaria, Ove. Eccomi! Com'è la mia agenda oggi? Ricca di impegni, come sempre! Ed è arrivato il premier spagnolo? Chi? Zapatero! No, è giunto a magna casa della mamma! C'è poco da fare, o Zapatero non si scorda, mamma! Mia moglie Veronica... Non c'è.
è stata cacciata dal governo. Quindi fate via condotti. Non c'è. Non c'è. Non c'è più. Come... Maria! Che? Maria! Chi è? Devi uscire di scena! Può zitto sangue! Sarà fatto, signor presidente! Sarà fatto così? Io non le ho chiesto niente! Presidente, buongiorno! Questo chi è? Permettete che mi presenti? Girolamo Cacace, ispettore. Ma no! No! Da quando è svenuto a Montecatini fa sempre stufato! Fa... Il congresso dei giovani? Il congresso, sì! Io mi porto buono, ma io tengo 70 anni! E te? Capo di andare al congresso giovanile, mentre parlavo in prima fila una guaglioncella in minicon, a cavallai e coscia! E io sono venuto meno in dead note! Questo è successo! Adesso vi sentite meglio, sì? Stavo molto meglio prima che venivate voi! No, ma quello quando mai scherzava? Non è l'ispettore! No. Quello è un giornalista! Ah, che bello, un giornalista! È un giornalista! E di quale TG? Che cosa? Ci sono, che domanda mi fai? Qual è? Scherzavo, ha ragione, scherzavo. Sì, sì, sono un giornalista. Ma che scherzavo? Vicino a uno come me, ispettore. Avete ragione. No! Vi volevo solo fare un'intervista. Se magari mi potete raggiungere. Ah, un'intervista? Ho delle domande. Delle domande? Sì. Parliamo, allora parliamone. Parliamo! Venite. Parliamo di questa Italia che va a rotoli. No, come quando c'ero io al governo. Mi ricordo. Tutto il mondo ci invidiava un premier come voi. E TG4. Salutatemi tanto il direttore, Riferirò. Bene, cominciamo con una piccola domanda. No, signor TG4. C'era il primo TG3. Questo è TG3. Io sono TG3. Eh? Beh, io faccio TG4, voi non potete fare TG3. Che dici TG3? Che... Domanda. Domanda che... Premier, con questo fatto di questa nuova finanziaria, lo sapete che voi dovete pagare fino a 1 milione di euro di tasse in più? Lo è questo fatto? Certo. No! È uno scherzo! Avete visto questi comunisti? Mannaggia! No! Ma in coppa all'astica! Sì, a Cuncentenna! Aggiustavate le antenne voi? All'inizio, poi ho fatto carriera e sono diventato il re delle televisioni. Bene. E questi comunisti mi hanno cacciato, io stavo al governo a così bello e mo mi sa Prodi. È piaciuto Prodi? E mo rattato voi? Che c'entra? È bellino Prodi, Prodi te ne faccio lo zico ben a rumena che a casa rompo un cazzo. È proprio lui, c'ha quella fisionomia là. Però è bellino e simpatico con quelle guanciotte. Mi ricorda Braccobaldo, mi ricordate Braccobaldo? Ma questa sinistra poi appena arriva si prende tutto. Tutto? Il Presidente della Repubblica di sinistra. Presidente della Camera di sinistra, Presidente del Senato di sinistra, Presidente del Consiglio di sinistra, certo, Prodi, se non la smettete, lo vanno pure la precedenza a destra. Tutti hanno avuto un incarico, tutti tranne uno. Chi? Fassino. Mi fanno tenere insomma, Fassino, ciao, mamma. Fassino, una passata di spirito è pronto per nicchi, vicino ciao. Effettivamente. Non ha avuto niente, non ha avuto nessun ministero, giustamente, chi lo voleva fare? Ministro della salute. Parola vista mai la salute, Fassino. Fare un ministro della salute, uno come Fassino, è come se io nel mio governo avessi fatto ministro dell'economia uno come Tremonti. Non l'avrei mai fatto. Scusatemi se vi contraddico, ma voi l'avete fatto. Io? Quando una sera stavamo scherzando, chi lo perso le crude. Capisco, vabbè. Telefono. Rispondi. Telefono. Ultimo modello. Sì. Chi è? Emilio. Vuol dire tu? Sto bene, mi sto bene. L'operazione tutta a posto. Emilio, sto bene, ma tu non puoi chiamare ogni 5 minuti, sennò sto peggio. Va bene? Basta. Ma quando l'hai prestata una cosa, esordio, non so cazzo, mo lo vado. Capisco. Bene, dicevo... Un'altra volta! Ah no, è Tremonti. Rispondete. Giulio, dimmi. 32. 32. Che cosa le ha chiesto? 4x8. Che
Però non tutti i mali vengono per nuocere. Adesso che non siete più premier, magari avete un po' più di tempo libero, potete... No, io sto più impegnato di prima. Io lavoro 25 ore al giorno. Ah, e come fate? Mi alzo un'ora prima. Oggi qui, domani lì, sapete ieri dove stavo? Come no, giù al palazzo a comprare 3 caramelle, sì. Già, io ieri ero Cristoforo Colombo. Sì, sì, e l'altro ieri eravate Caligola. E mo facci Nerone a piccette carte. E non lo potete fare, Nerone, perché Nerone suonava la lira. Mo ci abbiamo l'euro, voi suonate. A proposito, sapete perché l'euro si chiama moneta unica? No. Perché a fine mese è difficile che te ne restino 2. Oh! Ma mo chi è? Che ne so, se non aprite. Forse è il ragazzo del bar. Un po' difficile, no? Non credo, l'ho visto che portava... Che faccio, apro? Apriamo, apriamo. Con cautela. Certo, apriamo. Chi è? Scusate il ritardo, sono il cameraman del signor Cacace. Ma non è vero. Ah! Ah! Disarmatelo! Un cavalletto male, che stiamo chiamando da capo! Oh! Signor Cardamone, calmatevi. Quello è un fotografo di Scartiglia, non è un terrorista. Mio Dio, un terrorista! Dov'è il terrorista? Quello è un terrorista? Non sono un terrorista! Ma dove è un terrorista? Non sono un terrorista! Chi sei un terrorista? Ma che dite? Ehi, ma che sono anch'io terrorista? Sì! Sono anch'io terrorista! Ora che succede? Calmi, si crede un terrorista! Mamma del Carmine! Bene, dispetto! Cazzo, ha preso la mia pistola! Oh, vai, se ne stai da... Se ne stai da... Se ne stai da... Non doveva finire così! Fermatelo, per carità di Dio! È giunta la tua ora, muori bastardo? Fermatelo! Lo fermo io! State, state! No! Ehi, chi mi ferma a me? Nessuno ti può fermare, devi solo sparare. E io sparo. Recita le tue ultime preghiere. E questo cos'è questo? Un silenziatore. Ah. Fammi vedere come fa a sparare questo giocattolo. Pom. Avete vinto, ispettore. Oh, Toni! Caro Cardamone, la sceneggiata non è riuscita, è finita male, eh? No, non doveva finire così, doveva finire che dovevate scappare. Scappare? Che scappo a fare? Io adesso con calma scendo, prima cosa vi tolgo la pensione, poi vi vado a denunciare. Per aggressione a mutanda armata, qua. E per truffa aggravata ai danni dello Stato. Cascusa la pazzia, è stata rubando i soldi da 10 anni. No, no, ispettore, io sono pazzo veramente, che mi sono fatto convincere da questo e dal suo meccanismo perfetto. Mi avete sbagliato, battuti, ingressi, movimenti e posizione. E colpa mi si è incastrata a mutanda da pistola. Ispettore, guardate, quello mio fratello veramente è pazzo. Noi abbiamo fatto tutta questa messa in scena perché voi sospettavate. Sospettavo, signorina, sospettavo. Perché adesso sono certo che l'unica che ha ragione in questa famiglia è proprio Tonino Cardamone. E adesso lasciatemi andare che ho già perso troppo tempo. E il tempo è denaro. Ispettore, se il tempo è denaro, avete tutta questa fretta. Non avete 5 minuti per me. Toni, che fai? Questa è corruzione. Stai zitto. È giusto. Fatemi parlare una buona volta con l'unica persona che ha ragione. Sediamoci, ispettore. E tu riapri il frigo. 1972. 2 bitter rossi. Sì, sono Ciro. Sì, sì, siamo noi della banda. Certo, saremo da voi e saremo puntuali perché noi siamo professionisti, avete capito? Mica siamo gente così. Ma certo, saremo da voi intorno alle 15, 15 e 30, 16, 16 e 30, 17, 18, 19, 20, 21. Guardate che se per la 22 non veniamo alle 3 vi scriviamo un messaggio, va bene? Certo, ma certo, no. Certo, non vi preoccupate che se le cose vanno bene ce ne sarà anche per voi, no? Bene, a dopo. A dopo! Oh! E chi me lo diceva a me che ero capace di lavorare? Diede! Maria! I flauti! Mari! Nemmeno i saccottini stamattina! Se vuoi saccottini metti mano alla sacchettina! Mamma mia, Maria, non fare così! Occhio del mio occhio, luce della mia luce! Levo da culo! Non è il momento! Tengo 3.000 cosa fa! Ma su tecnico lo scaldino quando vede che mi sto facendo tutta la mattina, c'ha freddo! È un mese che abiti qua, ancora non hai capito niente! Dammi una mano. Bello,
Io curo soltanto le public relations. E chiama a tuo padre. E tra un gramano. Ma perché l'ha combinato? Appena sento a Pavina. Sì, e se l'ho fatto per voi. Quando mai ho fatto un cavallo di ritorno? Non sono nemmeno riuscito a fare il numero a dire se arrivo la tua BMW. Cagalata a parte ci sono tutti. Cira papà, tira la macchina e ti fa orecchio. Grazie. Tu l'hai chiamato con telefonino tuo. Che colpa mia che stai venendo in cabina tutte scassate. E potevi nascondere l'ID. Iddio sopra, ma non ho bene, come faccio il numero? Nascondo l'ID. Oi, se potessi tornare indietro. A buccio mio. Non lo faresti più? No. Ti ha assicurato la scheda, non dico sono scemo. Oh, speriamo che Tonino ha ragione e questa cosa funziona. Se entro 15 giorni non tolgo l'ipoteca, coppa a casa di mia moglie me leva coppa terra a me. I possidenti si lamentano, i magnati della finanza, che l'unica cosa che ha siete magnate è la mia dote, i sacrifici di una vita. No, una vita i sacrifici ci hai fatto fare, Marisa. E se abbiamo raggiunto la quota da dare all'ispettore è stata grazie a loro. Grazie a noi. No, a voi, a loro di mamma. Ah. Sapete perché Maria diceva che teneva sempre i beni congelati? Ah. Perché li teneva nascosti nel freezer. E poi è inutile piangere sul latte versato, perché tanto in questa casa di latte non se ne è mai visto. E quando si è visto era pure scaduto. Tu sei messa già che papà. Grande papà. Mi ha dato consigli fino a 5 anni fa e poi è passato a miglior vita. Oh, mi dispiace, è morto giovane. No, che capite, è passato a miglior vita, se ne è fiuto capo latte. Ah. Però se mi avresti morto, Tony, tu sei veramente un figlio d'arte. Sì. Perché che mestiere faceva, papà? Pensionato. Ah. Invalido di guerra del 15-18. Ah. E perché figlio d'arte? Papà è nato origine nuova. Ah, ecco. Comunque, io lo dicevo, denunciamola a cagaccio, denunciamola. Che lo strunzo strunzo, se piglia i soldi non ce la manca la pensione. Ma lo possiamo ancora fare. Andiamo dai carabinieri, ci sediamo, scusate, dobbiamo fare una denuncia. Vedete, noi ci stavamo fregando la pensione dello Stato da circa 10 anni, ma non facevamo nulla di male. Poi un giorno, un mesetto fa circa, è arrivato in casa nostra un falso ispettore dell'INPS, di nome... Cacace. Mandato dalla vicina di casa Olga Sweet. Capo Sweet non era cugnomma, era versa la zoccola. L'ispettore ci ha ricattato e si è preso 10.000 euro da noi. E noi ci siamo fregati 10 anni di pensioni. Secondo voi, dove andavamo a finire? Galera! Ed è per questo che dovete credere alla mia idea. Perché persone come noi, senza un angelo custode, chi rierebbe e con la concreta possibilità di finire in galera, che potevano fare? Scendere in politica, fondare un partito, il Forza Cardamone. L'idea non è originale, ma ho visto che funziona. Basta registrare uno spot e mandarlo in TV. Sì. Cominciamo così. Vai, registriamo allora. Motore. Momento, sei lucido? Lucidissimo. No, devi essere più matto. Sì. Non lo faccio più il matto. No, è una questione di trucco. Tony, devi mettere un make-up in faccia. Ah, in una foto mi mettevo bene. Lo so. Maria, sì? Fai una cosa, blocca l'ascensore, sennò viene dentro la registrazione. Vabbè, mo io do una mano a loro. Non ti preoccupare. Mamma mia! Oh, scusi tanto, signora, l'ho spaventata. Stavo leggendo la targhetta. È questa casa Cardamone? Lo posso far sapere? Il signor Tonino Cardamone abita qua. Polizia? No, IMSS. Oh, carina, dove ho fatto l'IMSS? Chi siete, il compare? Lo fatemi stavare! No, ma dico, ma siete impazzita! Ma mi state facendo male! Oh, sono l'ispettore Frungillo. Ho il compito di effettuare alcuni controlli burocratici, perché, sapete, siamo passati dal cartaceo ai computer e non vi dico che è successo. Incartamenti sbagliati, perduti, ritardi negli accrediti. Ah, per questo la pensione non è arrivata. Anche a voi non è arrivata. Signora, un po' di pazienza, quello è il prezzo della tecnologia. Però stiamo aggiustando tutto, eh. Ah, che bella notizia. Grazie, arrivederci. No, un momento. Io sono qua per dei controlli burocratici. Però, visto che ci siamo, volevo anche scambiare due chiacchiere con il signor Cardamone. Perché, vedete, non è il vostro caso, ma abbiamo scoperto dei giochini, niente male. Gente morta che piglia e pensione, invalidi che giocano a calcetto, sordomuti che fanno i DJ. Che volete fare? Stiamo a Napoli. No, signora, per la verità, queste cose succedono in tutta Italia. Però poi, certo, succedono a Napoli e andiamo a finire sui giornali nazionali. Portiamo la nominata, come si dice. Vabbè, mi sto perdendo in chiacchiere. Il signor Cardamone c'è? Ho bisogno di parlare con lui. Dovete capire se è pazzo. Ci faccio due chiacchiere, perché domani... Ciro? Ciro? Qua? C'è l'ispettore vero. No, no, Frungillo. Vabbè, l'ispettore vero, Frungillo. Piacere, piacere. Vabbè. Salve, salve. Prego, accomodatevi. Vi posso offrire una tazzina di caffè? L'ho appena fatto. Sì, grazie. E d'altra parte, come si fa a rifiutare una tazzina di caffè? Quanto zucchero? 2 cucchiaini, grazie. Bentornati, ispettore! Mi stanno prendendo il caffè e quello Maria lo fa buonissimo. Ma guarda, è più buono se ci aggiungete una goccia di anice.
Provate adesso. Il set è pronto? Ah, Ettore, qua c'è l'ispettore vero, Frungillo, che si sta prendendo una tazzina di caffè con due cucchiaini di zucchero. Ecco l'anice. Com'è? Lo posso dire come si dice a Napoli? È a fine lo mondo. Oh, lo sapevo che il meccanismo aveva funzionato. Sì, è tutto terminato. Silenzio, eccolo. Ben svegliato, presidente. Avete trascorso una notte tranquilla? O fa domande e pensione pure tu? No, no, signor cavaliere, le voglio presentare l'ispettore Fornuto. Oh, Frungillo. Ispettore di cosa? Dell'Ips. E ve ne potete andare. Io non sono pazzo. Io non lo sono mai stato. Io ho fondato anche un partito politico. Bravo. E mica faccio chiacchiere, gli faccio contratto con gli italiani. Addirittura, e fatemi sentire quale sarebbe il vostro programma politico. Ascoltate, appiccio sta cosa. Azione! Italiani, io e tasse ve levo proprio. Io vi levo l'ICI sulla prima casa. E se non la fornite, ve levo proprio la prima casa. Pensione capana. 7, 8, 9 milioni di posti di lavoro, ancora devo decidere. E poi città più sicure, campagne più fertili, monti innevati e mare pulito. E vieni a caro va. E poi realizzerò il famoso ponte che ci condurrà in Sicilia. Quello sullo stretto di Messina? No, Genova-Palermo, una tirata. Signora, io non devo sentire altro. Pensione confermata! Grazie ed arrivederci! Arrivederci! E per voi elettori presenti in sala, alle vostre domande una sola è la risposta. Ecco Baggiarisci. Come posso ricere? Lo so, felice Sciosciammucca, finale. Ecco a voi di caffà! Come direi? Però che ti credo visto? Hai aperto la palestra?